Tenete tutto a mente perché è materiale utile per tesine, tesotte, tutto quello, interrogazioni, insomma tutto quello che vi può capitare di dover affrontare, ma soprattutto per il vostro futuro. Qualcosa è trapelato, il pianeta Terra non sta benissimo, diciamo. Avete molta fortuna come generazione, ma non quella di ritrovarvi un pianeta proprio in forma. E quindi oggi siamo qui per parlare di uno degli elementi fondamentali della nostra vita, che è l'acqua. Vi stupirà, ma senza acqua non possiamo vivere, è addirittura più importante del telefono cellulare, più importante della mamma, della vostra squadra del cuore. Senza l'acqua le piante non crescono, il nostro corpo non vivrebbe, che è composto per grande maggioranza di acqua, e tutto l'ecosistema di fatto fragilissimo su cui si regge la nostra vita andrebbe ad asciugarsi, a prosciugarsi come un po' sta facendo. 22 marzo, quindi giornata mondiale dell'acqua, il World Water Day, è stato creato dalle Nazioni Unite nel 92 e oggi avrete anche la possibilità di ascoltare un rappresentante qui collegato delle Nazioni Unite. Questo evento è organizzato da 7 dipartimenti dell'Università Statale, ci sono 10 professori che saliranno su queste scalette e proveranno in 10 minuti a raccontarvi un aspetto in particolare dell'acqua. Ascoltate, perché davvero tutto questo parla di voi, della vostra quotidianità, dei fiumi che non vedete più. Per chi di voi conosce il Po, che è diciamo il fiume più lungo, più capiente d'Italia, e quest'anno è drammaticamente asciutto. Per chi di voi conosce il lago di Garda delle splendide isolette, che adesso non sono più isolette quasi, perché li si raggiunge quasi camminando sul letto del lago, per cui insomma è un anno di grandissima siccità, lo sapete, e questo è abbastanza drammatico, non solo perché forse non riusciremo mai più a sciare in vita nostra, abbiamo anche un problema con le prossime Olimpiadi invernali organizzate in questi territori, ma perché davvero è un po' in gioco la salute nostra come specie umana e del pianeta. Cosa succederà questa mattina? Intanto fatemi subito fare qualche ringraziamento. Vi raccontavo i dipartimenti dell'Università Statale che hanno organizzato tutto questo. Siete all'interno dell'Aula Magna dell'Università Statale, quindi il luogo un po' più prestigioso di questo che un giorno potrebbe essere il vostro Ateneo. Magari verrete qui tra qualche anno a studiare, o diciamo studiare, o quello che si fa all'università, che è studiare molto altro, e c'è il patrocinio della Fondazione Cariplo e anche la collaborazione della Casa dell'Agricoltura. Le regole del gioco, ve le spiego adesso. Io tra poco lascerò questo palco e inviterò i primi relatori a salire qui. I relatori avranno a disposizione 10 minuti rigorosissimi per raccontarvi un pezzetto di storia, di visione sullo stato dell'acqua nella prima parte un po' quello che affronteremo è il rapporto tra la natura e quindi il pianeta e l'acqua, visto che quest'anno la giornata mondiale dell'acqua è particolarmente dedicata proprio al tema dei cambiamenti climatici, o come la chiamano qualcuno, la catastrofe climatica più che cambiamento. E poi che cosa succede? Io ho portato qui un ombrellino, perché di questo parliamo. Se dopo 10 minuti i nostri relatori avranno lì un counter, ovvero un cronometro, chiedo alla regia di far capire cosa succederà se sforano. Dopo 10 minuti succede questo. Succede questo. Succede questo. Scroscio di pioggia, qualcuno sa fare il rumore, bravi, quello, scroscio di pioggia, esattamente, e quindi siamo dotati, diciamo, di ombrellino. Non fate gli scaramantici, ragazzi, siete la generazione del futuro, razionalità, dai, su, ok? Lo sentirete, insomma, lo scroscio lo sentirete. Fate brutti gesti scaramantici. E quindi mi pare di aver detto tutto, vi presento
i relatori di questa prima parte, giusto perché lo sappiate, poi ci sarà una pausa, avrete diritto anche a una lauta colazione che vi verrà raccontata dopo, e addirittura dal rientro dalla pausa avrete un regalo e addirittura vi si chiederà di accendere i cellulari, perché questo è un evento in cui ascolterete molte parole ma giocherete anche col cellulare. Cioè, più di questo cosa volete? Quindi i primi valorosi docenti che ascolterete sono Maurizio Maugeri e Guglielmina Diolaiuti. Loro insegnano al Dipartimento di Scienze Politiche Ambientali, parleranno di acqua e cambiamenti climatici. Poi ci sarà Corrado Camera, ricercatore del Dipartimento di Scienze della Terra, e ascolterete Il viaggio di un'acqua, e il professor Giorgio Vacchiano, che insegna al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali. Si parlerà delle foreste e del loro rapporto con l'acqua. Claudio Gandolfi, che insegna al Dipartimento sempre di Scienze Agrarie e Ambientali, e parleremo di acqua e agricoltura. E poi, come vi raccontavo, una piccola sorpresa, un personaggio, diciamo, delle Nazioni Unite che si collegherà con noi. Buona mattinata, i cellulari adesso vanno spenti, li riaccendiamo solo dopo, se ce li avete. E viva l'acqua! Buongiorno a tutte e a tutti, io sono una glaciologa, mi chiamo Guglielmina. E io sono un climatologo, Maurizio Maugeri. Iniziamo la nostra chiacchierata portandovi sul ghiacciaio dei Forni, uno dei più grandi ghiacciai della parte meridionale dell'arco alpino in Lombardia. Quindi chiedo alla regia di lanciare il video. La regia dovrebbe lanciarci il video White and Red Snow, deve selezionare nella barra. Purtroppo noi relatori non possiamo. Grazie, avanti. Tanto che parte, questo è un viaggio virtuale che potrete fare anche da casa inquadrando il QR code. Questa è la stazione meteorologica del Dipartimento di Scienze Politiche Ambientali del Ghiacciaio dei Forni. Siamo a una quota di 2700 metri circa sul livello del mare. Vediamo che in questo momento questa quota demarca la linea di separazione fra la parte del ghiacciaio che ormai è completamente priva della neve invernale e la parte che invece è ancora ragionevolmente coperta dalla neve invernale. Vediamo che la neve invernale, quella caduta nella stagione 2018-2019, si presenta con questo colorito rossiccio che è effetto di un evento di intenso trasporto di polveri sariane che si è avuto nell'ultima parte dell'ottobre 2018, quando una fortissima perturbazione ha colpito l'Italia settentrionale portando anche notevoli danni. Naturalmente non è precipitata su questo ghiacciaio solo la neve dell'ottobre 2018, questa è quella che ritroviamo oggi. Dopo si sono succedute diverse nevicate, sia in inverno che in primavera, e addirittura un mese fa eravamo proprio venuti qui a misurare lo spessore nivale complessivo ed era pari a 2 metri circa di neve accumulatesi in inverno e in primavera, equivalente in acqua a 900 mm circa. Questa importante quantità di neve è andata completamente fusa in poco meno di un mese a seguito della grandissima ondata di calore che ha colpito l'Italia nel giugno 2019. Non solo la neve fonde così rapidamente, ma anche il ghiaccio. Pensate che ogni anno noi arriviamo qui
e misuriamo lo spessore di ghiaccio che viene perso dal ghiacciaio per fusione. Questo è pari a circa 6-8 metri all'anno. Vuol dire che l'equivalente di una villetta a due piani viene perso dal ghiacciaio, si trasforma in acqua e rilasciato nei fiumi e nei torrenti. In questo contesto di forte riduzione dei ghiacciai, sia in termini di estensione areale che di spessore, è importantissimo misurare con estrema cura tutto quello che succede su questi ghiacciai. È quindi importante avere questi dati meteorologici ed è molto importante che questi dati meteorologici vengano raccolti per un lungo periodo temporale. Infatti con misure di dati meteorologici di brevi periodi, per esempio di un solo anno, si riescono molto difficilmente a trarre delle conclusioni valide, perché le variabili meteorologiche variano fortemente non solo lungo l'arco dell'anno ma anche da un anno all'altro. È quindi necessario avere una lunga serie di dati come quella che questa stazione ci assicura, questa è in funzione da 15 anni. Queste lunghe serie di dati permettono di capire bene i processi che avvengono in una località e permettono anche di mettere in evidenza eventuali segnali temporali. Ecco, ringraziamo la regia, possiamo tornare alla presentazione. Questo è uno dei due viaggi virtuali. In realtà potete accedere a questo video anche... Grazie. Potrete accedere a questo video anche dal QR code che è qui. Ed è molto più bello accedere dal vostro smartphone perché è una navigazione a 360 gradi. Questo è un prodotto didattico della nostra università che vi permette proprio di vedere come è fatto un ghiacciaio. Voi vi chiederete, ma perché oggi, giornata mondiale dell'acqua, parliamo di ghiacciai? Parliamo dei ghiacciai perché sono acqua in scatola e rende molto bene l'idea questa immagine. Questa è stata una fotografia che quella che allora era una mia dottoranda ha scattato in Pakistan, nella valle del Bagrot. Noi lavoriamo molto con il Pakistan per progetti di cooperazione bilaterale e mi ha colpito molto, aveva colpito anche lei all'epoca che era lì per studiare i ghiacciai di questa valle, che dei ragazzi che hanno la vostra età, invece che andare a scuola, tutti i giorni fanno un viaggio di 2 ore con quelle camionette, vanno al ghiacciaio, prendono quei blocchi di ghiaccio, ed è ghiaccio di ghiacciaio perché è sporco di detrito, e lo portano al villaggio dove viene fuso per produrre l'acqua da bere, per cucinare, idropotabile. Quindi pensate, in alcune parti del mondo il ghiacciaio è davvero acqua in scatola, ma è importante poi anche da noi. Quindi il motivo per cui li studiamo: sono belli, sono testimoni del clima e sono risorse d'acqua preziose. È importante che torniate a casa sapendo che il ghiaccio dei ghiacciai è completamente diverso dal ghiaccio marino. L'origine è diversa. Il ghiaccio marino è acqua di mare congelata e si forma nell'arco di poche ore o pochi giorni in maniera assolutamente confrontabile con l'acqua che potete mettere nel congelatore di casa vostra, che in una giornata, se avete un buon freezer, si trasforma in un blocco di ghiaccio. Il ghiaccio di ghiacciaio invece ha esperito un lungo processo, vedete, da fiocco di neve, cristallo esagonale, si trasforma e ci vogliono 10 anni sulle Alpi e un secolo in Antartide e finalmente diventa granulo di ghiaccio. Quindi deriva dalle precipitazioni nevose, il ghiaccio di ghiacciaio, ed è un processo lentissimo di trasformazione, mentre la fusione è rapidissima. Perché vi dico questo? Perché questa origine a partire dalle precipitazioni ci spiega perché all'interno del ghiaccio di ghiacciaio rimangono intrappolate tracce dell'attività antropica, inquinanti, detergenti, pesticidi, microplastiche. Quindi sono testimoni del clima, ma anche del nostro impatto sulla qualità dell'aria e dell'acqua. Quanti sono i ghiacciai? Vi sto raccontando qualcosa che interessa 10 apparati sulle Alpi italiane, 100, 1000... Qualcuno di voi ha un'idea di quanti sono? 100, alzate la mano. 1000, alzate la mano. Sono 903, quindi chi ha detto 1000 si è avvicinato di più. Se ne volete sapere un pochino di più, questo è il nuovo catasto dei ghiacciai italiani, un prodotto multimediale dell'Università di Milano, liberamente scaricabile. Poi potrete chiedere il PDF di tutta la presentazione. Tutti insieme si estendono su 368 km quadri, io insegno geografia, ed è l'estensione del lago di Garda.
Quindi, per darvi un'idea, tutti insieme, se li unissimo come in un puzzle e se li confrontiamo con l'estensione nel catasto precedente, nell'inventario precedente dei ghiacciai, si sono ridotti in una sessantina d'anni di 157 chilometri quadri, cioè come il lago di Como. Se addirittura arriviamo ai giorni nostri, perché noi lo aggiorniamo sempre questo catasto, la riduzione è di 200 chilometri quadri, cioè come il lago Maggiore. Pensate quanta acqua non è stata persa, ci è stata donata dai nostri grandi ghiacciai. E allora andiamo al secondo video e chiediamo alla regia di lanciarlo. Perfetto, devono andare nel primo, Glacier as Witnesses. Perfetto, grazie. Quando studiamo un ambiente come questo, non possiamo dimenticarci che siamo in una fase di fortissimi cambiamenti climatici. Studiamo come ricercatori del Dipartimento di Scienze Politiche Ambientali questi cambiamenti climatici da lungo tempo e in collaborazione con il CNR abbiamo raccolto dati di tutte le più lunghe serie osservative di dati meteorologici italiani. Questi dati ci hanno innanzitutto insegnato che le aree di montagna hanno un'evoluzione della temperatura che è abbastanza sincrona con quella delle aree di pianura e questo è per noi molto importante perché ci consente di usare i dati delle pianure per stimare anche quello che è accaduto sulle montagne e di dati per le aree di pianura ne abbiamo molto di più e abbiamo serie molto più lunghe. Cosa ci hanno fatto vedere questi dati del clima passato italiano? Ci hanno fatto vedere che tra la fine del 700 e l'inizio dell'800 eravamo in un periodo molto freddo, anche noto come piccola età glaciale. Questo periodo è grosso modo finito intorno alla metà dell'Ottocento e da allora la temperatura ha cominciato gradualmente a salire e questo incremento della temperatura ha subito una fortissima accelerazione negli ultimi 40 anni circa. Questo incremento di temperatura porta le temperature attuali ad essere di quasi 3 gradi superiore a quelle che si avevano all'inizio dell'Ottocento. Per dare un'idea di cosa siano 3 gradi di incremento della temperatura, si può pensare che oggi 3 gradi sono la differenza fra le temperature medie annuali di Roma e quelle di Milano. Che cosa è successo con questo aumento di 3 gradi sulle nostre montagne? Come hanno reagito i nostri ghiacciai? Tantissimi ghiacciai delle Alpi hanno ridotto l'estensione delle loro lingue di svariati chilometri. Il ghiacciaio dei Forni negli ultimi 150 anni è arretrato di oltre 2 chilometri e adesso è arroccato lassù. Nel 1850, quindi qui dove adesso vediamo larici, abeti, ginepro, rododendro, pascolo, invece c'era solamente ghiaccio, una grande lingua di ghiaccio e detrito morenico che sovrastavano il paesaggio. Adesso è tutto diverso, il ghiacciaio è arretrato così intensamente. A chiunque è evidente questo fatto, chiunque può comprendere che qualcosa è accaduto ed è per questo motivo che i ghiacciai sono considerati i migliori testimoni dei cambiamenti climatici. Migliori non perché più performanti rispetto ad altri, ma perché più chiari a chiunque. Infatti tutti gli elementi del sistema naturale, piante, animali, reagiscono al clima che cambia. Ma chi di noi è allenato, educato e può cogliere l'estinzione di specie animali o vegetali o la loro migrazione verso monte? È difficilissimo, mentre invece un arretramento di 2 chilometri, ovviamente, confrontando foto storiche o dipinti, è evidente a tutti. E quando pensiamo al legame tra clima e ghiacciai non dobbiamo dimenticare che i ghiacciai hanno dei tempi di adeguamento al clima, di adattamento al clima abbastanza lunghi, dell'ordine dei decenni e ci può arrivare anche all'ordine del secolo. Questo significa che lo stato dei ghiacciai che vedete oggi non è in equilibrio col clima attuale e significa anche che se la temperatura cessasse di salire ma si mantenesse costante nei prossimi decenni, i ghiacciai continuerebbero a sciogliersi in modo importante. Possiamo procedere con le altre slide dalla regia per cortesia, quindi rimuoviamo subito il filmato che i ragazzi possono poi vedere accedendo anche con lo smartphone al QR code. Questa è la lingua di ablazione del ghiacciaio dei Forni. Lo togliamo dalla regia. È un luogo. Scusate, in regia dovete tornare al PowerPoint. Grazie mille. Quindi torniamo al PowerPoint, invitiamo naturalmente l'acqua di fusione che scorre abbondante.
ci siamo. Invitiamo naturalmente i ragazzi a vedere anche gli altri filmati, a vedere questi stessi con il loro smartphone, perché sono a 360 gradi, quindi potete ruotare l'immagine, guardare intorno a voi stessi e fare con noi questa visita virtuale sul ghiacciaio. Veniamo invece alle ultime slide a cercare di capire ancora un po' meglio l'argomento di cui già vi parlavamo nel filmato, cioè questo forte cambiamento climatico che c'è stato in Italia negli ultimi due secoli. L'abbiamo visto nel filmato, lo vediamo in questo grafico e cerchiamo di capirlo insieme un pochino meglio. Innanzitutto parliamo di cambiamento. Questo cambiamento è osservato in stazioni meteorologiche che coprono l'intero territorio nazionale con climi anche molto diversi. Pensate solo alla differenza di temperatura che in Italia c'è tra Bolzano e tra Catania, quindi un territorio molto articolato dal punto di vista del suo clima. Però se a ogni luogo togliamo il clima, quindi il valore medio di una variabile in un lungo periodo del tempo, ci rimane l'anomalia e questa fotografa il cambiamento. Quindi in una località più fredda, in una località più calda, il cambiamento è sincrono, non lo è il clima. Quello che vedete alle mie spalle è proprio il valore medio del cambiamento in Italia nel corso degli ultimi 220 anni. Dall'inizio dell'Ottocento ad oggi lo rappresentiamo a livello medio nazionale in modo da avere la possibilità di avere tanti dati. Come vi abbiamo detto nel filmato, il segnale è abbastanza sincrono su un territorio abbastanza ampio, quindi questo si può fare e vediamo questo segnale di forte cambiamento. 3 gradi, vi abbiamo detto nel filmato, nel corso degli ultimi due secoli circa. Osservate anche che gli anni più caldi sono tutti nel periodo più recente. L'anno più caldo in assoluto, lo vedete con la barra rossa, l'ultima barra di un rosso intenso, il 2022, Rosino, in rosino c'è quello che abbiamo finora nel 2023. Sono passati pochi mesi, il 2023 è ancora per lo più da venire, però è interessante notare che per ora il 2023 è ancora più caldo del 2022. Gli altri più caldi sono tutti lì, dal 2020 al 2016, il 2014 e il 2015, a proprio a testimoniare questo fortissimo cambiamento. Ancora un'analogia, vi ho detto 3 gradi è come andare da Milano a Roma, se ci muoviamo dal basso verso l'alto, 3 gradi la temperatura diminuisce mediamente di 0,6 gradi ogni 100 metri, quindi 3 gradi sono 500 metri. E questa è la ragione per cui oggi vediamo impianti di sci che sono stati costruiti negli anni 70 e che per lo più si trovano immersi in un'area che oggi è per lo più coperta dai prati, dove è assolutamente irragionevole pensare che si possa sciare. Naturalmente non cambiano solo le temperature, nel tempo cambiano anche le altre variabili meteorologiche. Oggi parliamo di acqua, giornata mondiale dell'acqua, è importantissimo vedere come sono cambiate le piogge. E qui abbiamo una buona notizia. Le piogge in Italia sono tendenzialmente diminuite negli ultimi due secoli, ma sono diminuite in modo molto, molto modesto. Spesso si fa fatica a cogliere la significatività statistica di questa diminuzione. Quindi c'è solo una leggera diminuzione delle precipitazioni. Su scala planetaria, anzi, le piogge hanno più un segnale positivo che un segnale negativo. Tendenzialmente le precipitazioni non diminuiscono con l'aumento delle temperature, ma attenzione, parliamo di piogge. Piogge non vuol dire, andiamo avanti di una slide, piogge non vuol dire disponibilità di acqua. Abbiamo fatto un recente studio sul bacino dell'Adda, quindi un bacino vicino a noi, in ingresso al lago di Como, all'Ario, e abbiamo confrontato l'andamento in un arco di tempo di quasi due secoli delle precipitazioni totali sul bacino e delle portate del fiume Adda. Potete aspettarvi che quello che piove in qualche modo debba venire portato a valle dal fiume. Questo non succede totalmente perché una certa frazione di acqua si perde per evapotraspirazione o per infiltrazione nel suolo. Abbiamo quindi studiato il rapporto tra ciò che porta il fiume e
il volume globale delle piogge sull'aria che viene drenata dal fiume. Guardate cosa si vede nel grafico, c'è un significativo decremento nel tempo. Quindi se le piogge sono diminuite nell'intervallo temporale coperto da questa curva di poco, il valore esatto è 5% circa, le portate del fiume sono diminuite di circa il 20%. Quindi la nostra disponibilità d'acqua, anche a fronte di un segnale molto debole nelle precipitazioni, talora anche dove le precipitazioni tendono ad aumentare, in realtà diventa minore. E questo si aggiunge al fatto, vediamo pure l'ultima, questo si aggiunge al fatto che aumentando la temperatura aumenta la nostra esigenza d'acqua. Molti settori richiedono più acqua, quindi da un lato abbiamo meno acqua perché le precipitazioni danno luogo a minori quantità, a minori deflussi, dall'altro abbiamo un maggior bisogno di acqua e questo porta a una sofferenza nel soddisfacimento dei bisogni d'acqua che i nostri colleghi che parleranno dopo di noi faranno vedere in modo molto più chiaro. Siamo riusciti ad evitare l'acquazzone, vi ringrazio moltissimo. Buon prego. Vi ringraziamo moltissimo, grazie. Grazie, lo lasciamo per i prossimi. Chiedo per favore alla regia se è possibile far partire il PowerPoint della prossima presentazione. Ok, vi siete mai domandati come da un evento di precipitazione come quello che vedete nell'immagine la pioggia finisca dentro questa bottiglietta d'acqua? Io sono Corrado Camera, sono ricercatore di idrogeologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra e nei prossimi 10 minuti cercherò di raccontarvi in maniera sintetica e un po' semplificata come questo avviene. Quando la pioggia cade al suolo ha tre modi estremi, no? Estremizzando, tre modi con cui può vivere, tra virgolette, la sua vita, in cui può tre strade diverse che può prendere. Il primo è vivere in panciolle, cioè cosa fa la goccia d'acqua? La goccia d'acqua cade al suolo o viene intercettata, ad esempio, dalla vegetazione e lì si ferma, non va da nessuna parte, no? Come fareste voi in una bella giornata di sole d'estate al mare? Avete lo zaino, tirate fuori il telo, gli occhiali da sole, vi sdraiate e aspettate di essere cotti dal sole. Così, vabbè, la gocciolina aspetta che passino le nubi e fa la stessa cosa. Facendo così, rievapora praticamente subito in atmosfera. Il secondo modo è quello di seguire la via facile. Pensiamo a quello che può essere un ambiente a noi familiare, no? Quelle che sono le nostre Alpi. La goccia d'acqua cade, ad esempio, su un versante e la cosa più semplice, chiaramente, è quella di seguire il pendio, no? C'è una bella discesa, la goccia d'acqua ci si butta, dice prendo anche una bella velocità, mi diverto, poi laggiù in fondo c'è un bel fiume, ci sono un sacco di altre gocce d'acqua, sicuramente mi diverto un sacco. E così fa, no? La goccia d'acqua raggiunge il fiume e si diverte anche, no? Magari soprattutto nella parte alta del corso del fiume che ha raggiunto passa anche attraverso panorami bellissimi, ma tendenzialmente
poco tempo, no, di godersi il passaggio, perché verrà continuamente, no, portata verso valle in fretta. E nella parte alta quest'acqua sarà anche acqua generalmente pulita e quindi acqua che sarà disponibile per le attività umane. Spostandoci verso le zone, diciamo, di fondovalle o di pianura, chiaramente le acque superficiali sono estremamente esposte a quelle che sono le attività antropiche, e questo, come potete vedere nell'immagine sulla destra, potrebbe comprometterne la qualità. La terza via è quella più tortuosa, ossia la goccia d'acqua può infiltrarsi all'interno del terreno, può infilarsi nei pori tra le diverse particelle o all'interno di una frattura in ammassi rocciosi. E facendo questo chiaramente dovrà sgomitare, diciamo, per trovare la sua strada, cioè si muoverà in maniera molto più lenta, però entrerà anche a contatto con materiale solido con cui può instaurare delle relazioni, no? Ed sono proprio queste relazioni, queste reazioni che l'acqua avrà col materiale solido che la circonda, che l'arricchiranno. E chiaramente un'acqua sarà diversa a seconda del tipo di materiale solido in cui scorrerà, no? Quindi un'acqua, ad esempio, che scorre all'interno di un calcare si arricchirà di calcio, di bicarbonato. Un'acqua che scorre all'interno di un granito invece si arricchirà magari di sodio e di potassio, nonostante comunque possa avere particelle di calcio al suo interno, no? E queste sono le informazioni che tendenzialmente trovate sulle etichette delle bottiglie. E queste informazioni, queste caratteristiche chimiche e fisiche dell'acqua sono quelle che permettono al geologo di ricostruirne la sua vita, ossia conoscendo ad esempio dov'è una sorgente o dov'è un pozzo, il geologo, avendo anche un'idea di quella che è la geologia della zona, riesce a ricostruire quello che è stato il percorso, la filtrazione dell'acqua. Quindi quest'acqua, l'acqua di sorgente, è spesso quella che trovate dentro le bottigliette d'acqua, l'acqua di pozzo è quella che invece magari prendete dal rubinetto di casa e mettete nelle vostre borracce. E l'acqua sotterranea ha un sacco di altri vantaggi. Primo di tutto è in un qualche modo protetta. Chiaramente gli strati di terreno o di roccia presenti al di sopra di quelle che sono le falde acquifere sotterranee forniscono un certo grado di protezione alla risorsa. Quindi sarà molto più difficile che un'acqua sotterranea venga contaminata o inquinata. Questo non vuol dire che sia impossibile. E anche le acque sotterranee saranno in un certo modo protette da quelli che sono i cambiamenti climatici, cioè chiaramente abbiamo visto prima i deflussi superficiali stanno diminuendo, magari non per una diminuzione degli afflussi ma per un aumento dell'evapotraspirazione. In profondità chiaramente l'evapotraspirazione non è un fattore. L'altra faccia della medaglia è chiaramente che, essendo un'acqua sotterranea con movimento lento, nel momento in cui dovesse inquinarsi sarà estremamente difficile, estremamente faticoso e anche economicamente molto costoso andarla a ripulire, a bonificare. Quindi, per sottolineare ulteriormente quella che è l'importanza delle risorse idriche sotterranee, è bene tenere a mente che di tutta l'acqua presente sulla Terra solo il 3% è acqua dolce, e di questo 3% ne abbiamo un buon 68% che è intrappolato nei ghiacciai, un 1%, poco più, che è immagazzinato nelle acque superficiali, e un 30% che invece si trova come acqua sotterranea, quindi acqua di falda. Come abbiamo visto prima, certo c'è qualcuno in alcune zone che va, come dire, a raccogliere ghiaccio per farne acqua, ma non è, come dire, una risorsa immediatamente disponibile.
Quindi sicuramente la risorsa d'acqua più abbondante e più accessibile per l'uomo sono le acque sotterranee. A riprova di ciò, l'85% delle acque che vengono utilizzate per scopi civili in Italia viene da acque sotterranee. In Europa il 75% delle persone al rubinetto di casa riceve acqua che viene dalle acque sotterranee. Quindi acque sotterranee sono sicuramente la maggior risorsa disponibile per l'uomo e per quella che è come dire, lo sviluppo della società civile che conosciamo, ed è una risorsa che assolutamente va mantenuta e protetta anche in relazione a quelli che sono i cambiamenti climatici più recenti. Vi lascio con una domanda, e la mia domanda è: voi che goccia d'acqua vorreste essere? Grazie mille e buona giornata. Benissimo, buongiorno a tutti. Sono il terzo professore o professorone di oggi, sono Giorgio Vacchiano, grazie alla regia per avermi evitato la presentazione, proiettato il nome. Oggi parliamo di acqua e foresta, il tempo è cominciato, non rubatemelo con l'applauso. No, il tempo è cominciato, ma qui la presentazione non va. Chiedo un reset del timer. Mi appello alla clemenza della regia. Sì, Claudio, vuoi venire tu, visto che a quanto pare è cominciata già la tua presentazione. Questa sarà la presentazione di Claudio, che parlerà dopo di me. E applauso per Claudio, in anticipo. Non sapete ancora cosa vi racconta, ma... vediamo se riusciamo a ripristinare la slide con su scritto Giorgio Vacchiano, così sapete che sono io che vi devo parlare. Parliamo di foreste, io comincio a raccontarvi, poi se vengono le slide bene, se no vado a braccio, come si fa in queste circostanze. Avete presente la storia di una goccia d'acqua? Ce la insegnano alle elementari. La goccia d'acqua parte dal mare, evapora grazie al sole, poi finisce nelle nuvole, diventa vapore acqueo, cade sotto forma di pioggia, no? Finisce in un ruscello, in un torrente, nel fiume sempre più grande e poi di nuovo nel mare. Benissimo, certo questa storia oggi diventa molto importante. In questi mesi viviamo un tempo in cui di gocce d'acqua ne abbiamo poche, troppo poche che cadono, ci sono periodi in cui invece ne abbiamo troppe. E sono due situazioni che ci creano un po' di difficoltà, da cui dobbiamo difenderci, per cui è una storia che dobbiamo capire bene. E se io oggi vi dicessi che questa storia è sbagliata. La storia che tutti abbiamo imparato dalle gocce d'acqua è sbagliata, o meglio, non è completa. Manca un pezzo importante. Metà di tutte le gocce d'acqua che cadono dal cielo, che si trovano allo stato di vapore nella nostra atmosfera, non vengono dal mare, no. Vengono da una foresta, vengono da un albero. Allora proviamo a raccontarla di nuovo, questa storia della goccia d'acqua, partendo dall'albero, partendo dal punto giusto. All'inizio abbiamo l'assorbimento dalle radici, una parte che noi non vediamo normalmente, ce ne dimentichiamo. Le radici degli alberi, soprattutto quelle fini, quelle piccole, quando oggi uscirete e vedrete il primo albero, cominciate a pensare cosa c'è sottoterra e al fatto che queste radici assorbono acqua costantemente dal terreno finché quest'acqua c'è, naturalmente. È un'acqua che serve all'albero per vivere, ma che a volte crea anche dei problemi. In Cina, lo stato che è campione mondiale di rimboschimento, quasi 35 milioni di ettari di nuove foreste piantate in 50 anni per fermare l'avanzata del deserto, l'assorbimento di acqua dalle radici ha creato grandi problemi. Certo, volevano fermare il deserto, hanno piantato milioni e milioni di alberi,
Ma questi hanno prosciugato una zona già arida, hanno sottratto acqua dalle falde, hanno ridotto la portata del fiume Giallo di oltre il 40%. Un esempio di come usare gli alberi è qualcosa che deve essere fatto con un po' di cervello, con un po' di criterio, pensando anche alle conseguenze. Ma torniamo alla nostra goccia, è entrata nelle radici, adesso si trova in dei tubi. L'albero dentro è fatto di tubicini, tutto il legno, anche quello su cui sto camminando, anche quello che vedete alle pareti, è fatto di cellule che sono per la gran parte morte, ma cave, vuote dentro. Il loro scopo è trasportare acqua su, verso l'alto, verso le foglie, dove viene usata per fare la fotosintesi naturalmente. Ci sono questi grandi trasportatori d'acqua che funzionano solo quando l'acqua è continua, non ci sono interruzioni, tutte le gocce devono essere una in fila all'altra. Quando c'è una siccità cosa succede? In questi tubicini entrano delle bolle d'aria. Guardate, si chiamano, nello stesso modo con cui le chiamiamo quando entrano nel nostro sistema circolatorio, si chiamano embolie o emboli. E quando una bolla d'aria scoppia, il tubicino si danneggia, esplode e si taglia il rifornimento d'acqua per la parte superiore dell'albero. Ecco come gli alberi muoiono di sete. Vi siete mai chiesti come mai un albero muore se non lo bagnate? Una pianta muore se non la bagnate? Non perché non arrivi acqua genericamente, ma perché addirittura gli scoppiano i vasi conduttori, perché entra aria dentro. Arriviamo, poniamo il fatto che l'albero sia sopravvissuto, l'acqua arriva alle foglie, viene usata per la fotosintesi e poi dalle foglie esce. Sulla parte di sotto della foglia ci sono dei boccaporti, delle piccole porticine, li chiamiamo gli stomi. E questi stomi fanno entrare l'anidride carbonica, fanno uscire l'ossigeno, sapete che la fotosintesi funziona così, ma fanno uscire anche l'acqua sotto forma di vapore. Tanto che quando di acqua non ce n'è, l'albero è in grado di chiudere i boccaporti per non farsi scappare acqua e per resistere alla pressione della siccità. Questa evaporazione, questa fuoriuscita di acqua dalle foglie, è quello che porta l'acqua dagli alberi, dal terreno, fino alle nuvole. Ed è qualcosa che qua in città è molto prezioso, perché l'acqua che evapora rinfresca. Qualcuno di voi sta sudando, magari ha un po' caldo, oppure ha sudato stamattina per venire in bici laggiù, grazie, grazie. Preferisco bene che tu sia lontano da me, visto che stai sudando, ma il sudore ci rinfresca, no? Il passaggio d'acqua, un applauso per il sudore del vostro amico. Il passaggio dell'acqua dallo stato liquido allo stato gassoso ci rinfresca, questo è il motivo per cui sudiamo. Per le piante è la stessa cosa. L'evaporazione dell'acqua le rinfresca e rinfresca anche l'aria intorno a loro. Pensate quanto abbiamo bisogno di questa azione, soprattutto nelle nostre città, quando si riscaldano in estate. Ma non è tutto, riprendiamo la nostra storia. L'acqua ha compiuto il suo tragitto nella pianta, ora è nell'aria, è diventata una nuvola. Pensate che gli alberi e le foreste creano le nuvole. Non lo sapevate, vero? Non solo perché buttano acqua in atmosfera, ma l'acqua non diventa nuvola così da sola. Ha bisogno di aggregarsi dentro, intorno a quelli che chiamiamo proprio nuclei di aggregazione. Sono piccole particelle, spesso molecole organiche, spesso piccole polveri, che condensano intorno a loro il vapore. Le piante producono anche queste. Sono sostanze che gli alberi emettono, spesso per comunicare tra di loro. Queste, unite all'acqua, formano le nuvole. Le grandi estensioni di foreste del mondo, pensate alla foresta amazzonica, creano nuvole, creano fiumi atmosferici. Le chiamano i climatologi, che attraversano grandi distanze e portano pioggia anche molto lontano, sui grandi campi coltivati, nelle zone fertili, nelle grandi città del Sud America, anche del Nord America. Questo è quello che ci lega spesso a queste grandi foreste. La perdita dell'Amazzonia, la deforestazione non è solo un gran peccato naturalmente, ma diventa un problema per chi dipende dalla pioggia che quella foresta sta creando. Beh, la pioggia, ecco la seconda parte ultima del nostro viaggio. Naturalmente a volte ce n'è troppo poca, a volte ce n'è troppa, soprattutto con la crisi climatica. L'abbiamo sentito da Maurizio, è vero che le piogge in media in Italia non sono cambiate più di tanto, ma è cambiato il momento in cui arrivano. Abbiamo magari molte meno d'estate e molta più acqua che scende tutta insieme d'autunno e d'inverno, le grandi temporali, i nubifragi. Bene, anche qui gli alberi svolgono ancora un ruolo. Pensate che le foglie della chioma di un albero possono trattenere fino a 200 litri d'acqua quando piove. E qual è il vantaggio? Che quest'acqua non arriva per terra tutta insieme. In una città
dove ci sono le strade asfaltate, se l'acqua arriva per terra non ha nessun posto dove scaricarsi, scorre via in superficie e crea moltissimi danni, anche qui a Milano spesso. Più alberi abbiamo e più ritardiamo l'arrivo dell'acqua sulla strada, lo diluiamo nel tempo. Certo, dopo un po' l'acqua scende dall'albero per gravità, ma lo fa gradualmente. Ecco un altro grande vantaggio, grande regalo che ci fanno gli alberi in città, se li sappiamo gestire e coltivare bene. Se invece siamo fuori da una strada asfaltata, come ci diceva Corrado poco fa, l'acqua si infiltra, penetra nei pori del terreno. Più piccoli sono e più lentamente penetra, ovviamente, quindi dipende dal tipo di terreno su cui ci troviamo. Ma questa penetrazione è importante, proprio perché va a ricaricare quelle falde, quei pozzi, che poi portano la goccia d'acqua finalmente nel nostro rubinetto. E anche qui ci sono foreste che giocano un ruolo. Pensate che stiamo incominciando a creare foreste per l'infiltrazione, soprattutto nella pianura padana, dove a volte i suoli sono molto compatti, magari da decenni o secoli di agricoltura. Una foresta con il suo humus, il terreno bello poroso, invece favorisce l'infiltrazione. E quando manca l'acqua nelle nostre falde, allora può aver senso creare una nuova foresta per aumentare la quantità di liquido che entra nella falda. Lo stesso fenomeno si verifica in montagna. Se qualcuno di voi ama andare in montagna d'estate, lì il problema può essere diverso. Quando c'è troppa acqua, la montagna viene giù. C'è rischio di frane, c'è rischio, Claudio mi perdonerà per i termini un po' semplicisti che sto usando, ma insomma c'è rischio di frane, c'è rischio di colate di fango, no? Troppa acqua che porta via con sé i detriti, il suolo. E anche qui gli alberi ci sono alleati. Se trattengono l'acqua vuol dire che ne arriva di meno, la frana è meno probabile, o addirittura con le radici possono consolidare il pendio proprio come una rete e trattenerlo anche quando l'acqua tenderebbe a farlo scorrere verso valle. Pensate che in montagna, in Svizzera, qua vicino, ci sono foreste che sono gestite proprio per questo motivo, per trattenere, per tenere sulle montagne, soprattutto quando sotto ci abita qualcuno e c'è un paese. Finiamo il nostro percorso, la goccia d'acqua arriva finalmente al torrente, al fiume, dopo essere passata da un albero, essere diventata nuvola. E anche intorno ai fiumi esistono grandi foreste, anzi da noi, anche in pianura padana, i fiumi e i torrenti sono forse l'ultimo posto, l'ultimo avamposto dei boschi, delle foreste. Se voi guardate un'immagine satellitare o aerea della pianura padana, si riconosce il Po non tanto perché è blu, ma perché è verde, perché ci sono strisce di alberi lungo tutto il suo percorso, fino al delta, fino alla foce. E di nuovo questi alberi sono importantissimi per noi. Quando c'è una piena, quindi non in questo periodo, siamo in periodo purtroppo di grande magra, ma quando c'è una piena, gli alberi sull'argine dei torrenti, nelle zone golenali, nelle zone attorno al corso d'acqua, possono assorbire in parte l'energia dell'acqua, rallentarla, diminuire un pochino i danni che la piena può fare. Ecco l'importanza di conservare, di nuovo ben gestire le foreste riparie, quindi quei boschi, quegli alberi che crescono vicino ai nostri fiumi. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Ce l'ho fatta anche senza slide, quindi mi merito un doppio applauso, ma non prima di aver chiuso il ciclo. La storia della goccia d'acqua era un ciclo, no? La goccia partiva dal mare e arrivava al mare nella versione sbagliata che sapevamo fino a 10 minuti fa. E qui parte dalla foresta e deve ritornare alla foresta. Eh sì, perché c'è un processo, c'è una cosa che capita, che accade, senza la quale, mi sono impappinato, vedete, proprio sul finale. Io riformulo la frase. C'è una cosa che accade che senza acqua non potrebbe verificarsi, ed è il seme che si schiude. La germinazione dei semi, lo schiudersi di un seme, dipende dal livello di umidità. Senza acqua il seme non può diventare pianta. Ecco che il nostro ciclo si chiude. Ecco che l'acqua e le foreste, il verde e il blu, hanno tra di loro dei legami che non sospettavamo. Ecco perché è importante rapportarci con le foreste, con gli alberi della nostra città, con le foreste di montagna, persino con gli alberi che stanno dall'altra parte del mondo, che creano le nuvole, mettono acqua nella nostra atmosfera e da cui quindi tutti noi dipendiamo. Grazie.
Allora, buongiorno a tutti. Beh, devo dire che per fortuna che è capitato a Giorgio, perché secondo me è l'unico di noi che poteva gestirla anche senza slide. Davvero complimenti e un applauso. Vediamo se io ho miglior fortuna. Non è detto. Non è questa la presentazione, però vabbè. Quella che era partita prima quando c'era Giorgio era quella giusta. Aspetto un attimo fiducioso, poi vediamo. Se non c'è altro andava bene anche quella di prima. Allora. Ok, ci siamo. Allora, vediamo se funziona. Io vi parlo di acquagricoltura. Acquagricoltura vuol dire soprattutto irrigazione. È un tema che è caldissimo in questo periodo di siccità in cui manca l'acqua soprattutto per l'irrigazione. È stato spiegato prima bene che la maggior parte dell'approvvigionamento idropotabile avviene da falde acquifere, un approvvigionamento più sicuro almeno nel medio-lungo periodo. La maggior parte dell'acqua per l'agricoltura arriva da fiumi e da laghi. Qui vedete una mappa delle aree irrigate nel mondo, dove vedete i colori scuri che tendono al blu, vuol dire che la maggior parte della superficie agricola è irrigata o irrigabile. Dove vedete il bianco, invece, non è né irrigata e spesso non è neanche irrigabile, vedete la maggior parte del mondo è bianco. Le zone che tendono al verde e poi via via al verde chiaro sono le zone che sono moderatamente o modestamente irrigate. Notate il baricentro di questo blu è decisamente verso il nord dell'India, il nord-est della Cina e in generale l'est e il sud-est asiatico. In Europa c'è un'irrigazione abbastanza diffusa con un hotspot, se vogliamo usare un termine, nella pianura padana. La pianura padana, il posto dove siamo, è la più grande pianura irrigua d'Europa, di gran lunga. Dove stanno le persone che si alimentano del cibo prodotto dall'irrigazione? Beh, stanno più o meno dove c'è l'irrigazione, non a caso, l'acqua è vita. E anche qui vedete il baricentro, non si vede benissimo, ma dove vedete quegli spilli che spuntano dal terreno, vuol dire che c'è tanta gente. Anche qui il baricentro è tutto verso l'India, la Cina e il sud dell'Asia, l'Indonesia. La maggior parte della gente sta lì, non è un caso che il mondo, la politica si stia orientando verso quelle zone. La gente sta lì, nella gran parte. Vedete, gli Stati Uniti sono mezzi vuoti, la Russia, l'Ucraina, dove ci concentriamo tantissimo in termini di densità di popolazione bassissima. Nell'Africa ci sono degli spot qua e là, il Ruanda, la Nigeria. Per il resto la popolazione si addensa lungo le coste principalmente. Quindi acqua e vita e come sono evolute la popolazione e le aree irrigate. A sinistra vedete l'andamento delle aree mondiali attrezzate per l'irrigazione dal 900 a oggi, a destra la popolazione. Correlazione non vuol dire rapporti causa-effetto, però un pochino fa pensare, vedere come queste due curve vadano in parallelo. Noi riusciamo ad alimentare la popolazione che cresce perché l'irrigazione consente di aumentare le produzioni. Attualmente circa il 20% delle aree agricole sono irrigate e producono più del 40% del cibo. Irrigazione vuol dire quantità, qualità e continuità delle produzioni, un aspetto ancora più importante.
L'acqua, già lo si diceva prima, è il pianeta blu, ma se prendiamo tutta l'acqua che sta sulla superficie del pianeta, quindi negli oceani, nei ghiacciai, tutte quelle di cui hanno parlato i miei colleghi prima, e le mettiamo tutte insieme in una sfera, quella sfera è questa qui. Tutta l'acqua del mondo sta lì dentro. Ne vedete di fianco una un po' più piccola, che è tutte le acque dolci, comprese quelle che stanno nel nostro corpo, ghiacciai, sotterranee, superficiali, tutte stanno qui dentro. E sotto ne vedete ancora una molto più piccola, che quasi si fatica a vedere, che sono le acque dei fiumi e dei laghi. Se andiamo in termini di dimensioni, quella sfera che contiene tutte le acque del mondo è circa 1400 km di diametro, quella delle acque dolci è 270, ma proprio tutte le acque dolci, quelle nella vegetazione, nei nostri corpi, in questo telecomando, tutte quante, sono stime ovviamente, quelle dei fiumi e dei laghi sono 56 km. Qui attenti alla geometria, sono sfere, quindi il diametro, per passare da diametro al volume si eleva alla terza, quindi il rapporto come volumi è di circa 100 volte ad ogni passaggio. Le acque dolci sono un 140esimo circa di quelle totali e quelle nei fiumi e nei laghi sono circa un 110esimo di quelle dolci. Quindi poca roba che dobbiamo trattare con grande cura. Veniamo a noi, pianura padana, crisi. La pianura padana è uno dei piosti più fortunati del mondo in termini di disponibilità idriche. Perché? Perché abbiamo le Alpi, con ghiacciai in diminuzione, ma abbiamo una grande riserva d'acqua. Abbiamo un grande acquifero, è stato detto prima, la pianura padana è sede di un enorme acquifero che contiene miliardi di metri cubi d'acqua e in mezzo ci abbiamo pure i laghi, i grandi laghi prealpini che fanno da modulatore tra le Alpi e la pianura. E questo è il motivo per cui dal 1200 in poi si è sviluppata un'enorme rete irrigua, 40.000 km di canali solo in Lombardia che portano l'acqua in tutti i punti. È un'agricoltura che si è sviluppata grazie allo sfruttamento dei corsi d'acqua. Questo è uno schema per l'Adda, di cui si parlava anche prima della Valtellina. L'Adda è un fiume che ci porta, pensate, l'Adda in estate, quando va bene, non nell'anno scorso, lungo l'Adda scendono l'equivalente di circa 1 milione di autobotti al giorno, che portano acqua e la distribuiscono poi sul territorio. Partono migliaia, centinaia di migliaia, milioni di camioncini Amazon che portano l'acqua alle singole aziende. 1 milione di autobotti che scendono ogni giorno solo dall'Adda e portano in giro l'acqua. E questo è il miracolo della combinazione tra le caratteristiche dell'acqua e la forza di gravità, perché non spendiamo un kilowattora di energia per fare tutto questo. E questo ha consentito di sviluppare anche bellezza. Il Naviglio Grande è il padre dei grandi canali irrigui del mondo. È multifunzionale, a destra c'era la Muzza, i sistemi di irrigazione, ovviamente essendo l'irrigazione nata dal 200 in poi, non c'era la forza motrice, i metodi sono i cosiddetti metodi gravitazionali, ancora portiamo l'acqua sui campi senza spendere energia. Non sono molto efficienti, però producono ambiente, producono servizi ecosistemici, producono anche alcuni danni se gestiti in mare, ma sono da salvaguardare. Cos'è successo? Lo facevano vedere bene Maurizio e Guglielmina, riprendo un po' lo stesso discorso loro facendovi vedere in termini diversi. Maurizio faceva vedere come le portate dell'Adda scendono. In realtà negli ultimi 70 anni sono scese ma fluttuando un po'. Questo è l'andamento medio di quello che arrivava nel lago di Como tra il 50 e il 61. In media entrava quella portata, vedete in ascissa sull'asse orizzontale i giorni dell'anno in ordinata le portate. C'è il minimo invernale perché nevicava e non pioveva e il massimo primaverile ed estivo per le piogge e soprattutto per lo scioglimento nivale. Se adesso ci spostiamo un anno alla volta fino ad arrivare ad oggi succede questo. Le varie curve sono il blu scuro indietro, il giallo avanti. Il giallo siamo ai giorni nostri. Vedete come si sono modificate? Non è stabile il mondo, non è stabile neanche il regime idrologico, anzi quello che è cambiato di più per effetto di questi fenomeni è proprio il regime idrologico dei fiumi. Non è che piova di meno, è che l'acqua arriva in modo diverso, ne arriva un po' meno ma soprattutto arriva in modo diverso, arriva quando ci serve meno, arriva di più.
a inizio primavera o a fine inverno e meno in estate quando ci serve di più. Se proiettiamo in avanti, questo è uno studio che abbiamo fatto col Politecnico, nello scenario peggiore, l'RCP 8.5, per chissà di cosa sto parlando, vediamo che in futuro, fino al 2100, avremo sempre più portate invernali e inizio primaverili e sempre meno portate estive, quindi una condizione meno favorevole per l'utilizzo irriguo. Cosa dobbiamo fare per far fronte a questo? Non dobbiamo mutare a mare quello che abbiamo, quel matrimonio di canali, di metodi irrigui, di conoscenza che abbiamo, dobbiamo migliorarlo, esattamente come ci troviamo in questa sala moderna in un edificio che è del 400. Dobbiamo portare innovazione nella tradizione e salvaguardare quei servizi ecosistemici che i metodi irrigui e i sistemi irrigui tradizionali possono erogare. Sicuramente in alcuni casi dobbiamo anche cambiarli, perché non possiamo stare al mondo facendo sempre le stesse cose. Quindi irrigazione a gocce, irrigazione ad aspersione, ma non imitiamo, come sento spessissimo, Israele, perché siamo in Lombardia e non siamo in Israele. Considerazione finale, le colture hanno bisogno d'acqua. Se vogliamo fare irrigazione, vogliamo fare produzione e soprattutto vogliamo avere garanzia di sicurezza alimentare, l'irrigazione è fondamentale. L'irrigazione consuma acqua, deve diventare l'irrigazione fa un uso sostenibile dell'acqua, quindi dobbiamo avere il controllo delle risorse che usiamo, ma dobbiamo continuare ad usarle. Non valgono soluzioni a teglia unica, come dicevo, quello che va bene in Arabia Saudita non va bene da noi, bisogna pensare, bisogna agire in modo consapevole su quello che si fa in modo condiviso. E soprattutto bisogna migliorare il software, beccarsi l'acqua e non l'acqua. Chiudo con questo motto: conoscere, pianificare e poi gestire. Grazie. Grazie, grazie, visto che siete bravissimi, chi è collegato da casa, chi è qui, un ultimo applauso per i relatori e le relatrici che hanno parlato. Direi che avete performato veramente degli applausi bravissimi, veramente complimenti. Abbiamo l'acqua alla gola, questo è il titolo di queste Water Talks, come le abbiamo chiamate, perché che cosa vuol dire avere l'acqua alla gola? Non è proprio lo scenario che ci hanno descritto da un punto di vista letterale i docenti che avete ascoltato, a cui davvero facciamo i complimenti per la sintesi, solo mezzo scroscio abbiamo sentito. Abbiamo l'acqua alla gola è un termine che richiama un po' le situazioni critiche, quando l'acqua raggiunge le vie respiratorie, non possiamo più respirare, siamo vicini al collasso e allora forse abbiamo bisogno di una gestione diversa dell'acqua, ma siamo sicuramente vicino alla grande criticità. Leggevo che c'è anche un film inglese del 58 che non vi consiglio, non sembra una grande trama, che però richiama a questo titolo e richiama questa situazione di grande criticità. Adesso avremo un collegamento, vi citavo all'inizio, questa è una giornata mondiale, è stata creata dalle Nazioni Unite. Cosa sono le Nazioni Unite? Non andiamo per alzata di mano, ma sono sicura che lo sappiate perfettamente. C'è una mano che si è alzata lassù, bravo. Ti va bene che non è possibile farti intervenire. Ma lo sapete, è un insieme di nazioni, 193 nazioni che si mettono insieme via via dopo la Seconda Guerra Mondiale per occuparsi di sicurezza e di pace. Cos'ha a che vedere l'acqua, la gestione dell'acqua con la pace e la sicurezza mondiale? È un po' quello che ascolteremo adesso, perché una delle agenzie delle Nazioni Unite è la FAO, ha sede a Roma, in un bellissimo stabile, è proprio la Food and Agriculture Organization, e quindi quell'organizzazione che si occupa della gestione del cibo, dell'agricoltura, e quindi, come avete ascoltato negli ultimi interventi, anche dell'acqua. Sono settimane in cui sentite molto parlare di migrazione, molte delle persone che stanno partendo anche per esempio dai paesi del Corno d'Africa lo fanno anche per questioni di siccità, di mancanza di acqua, e di tutto questo si occupa anche la FAO e capite l'impatto che può avere sulla pace nel mondo. E quindi chiedo alla regia, incrociando le dita, che parta un video e poi ci collegheremo con il nostro ospite.
applauso per la regia, credo. Tutto comincia dall'acqua e dalla terra, e per raccontarci la situazione di questo 10% della popolazione mondiale che vive in situazioni dove l'acqua scarseggia, ci colleghiamo con il vicepresidente della FAO, Maurizio Martina. Lui è stato anche ministro dell'agricoltura in Italia e ci può raccontare su cosa stanno lavorando e quali sono le azioni in campo della FAO in questo momento. Vediamo se riusciamo a collegarci. Grazie di questo incontro, spero mi sentiate, fatemi un cenno per favore. La sentiamo, vicepresidente, buongiorno. Buongiorno. Le arriva l'applauso dell'Aula Magna della Statale di Milano. Grazie di cuore per questo invito. Grazie a lei, complimenti davvero. Complimenti per questa iniziativa. Io vorrei dire questo, è molto importante ragionare oggi anche nei territori della questione del futuro dell'acqua. Questa giornata mondiale, se deve avere un senso e lo deve avere, ce l'ha nella misura in cui saprà aumentare la consapevolezza di tutti noi della centralità di questo bene comune, della strategicità di questo bene essenziale. Non c'è cibo senza acqua, e la relazione strettissima che c'è tra la tutela di questo bene comune, il suo corretto utilizzo e anche i temi della pace, della stabilità, delle situazioni economico-sociali, soprattutto nei paesi più fragili, è strettissima. Si parla non a caso di oro blu, perché tanto quanto altri beni di grande valore, anche nella gestione dell'acqua misuriamo tutti i rischi di una instabilità che può generare conflitti. La relazione tra guerre e conflitti e disponibilità d'acqua è una relazione stringente. È stato ben descritto, credo, prima anche negli interventi che ho avuto modo di ascoltare. Basta vedere quella cartina per rendersi conto di quanto attorno all'acqua, con l'acqua, si costruiscono ricchezze e povertà.
E quindi noi dobbiamo sapere una cosa, che l'obiettivo 6 dell'agenda di sviluppo sostenibile 2030 è molto a rischio. Quell'obiettivo indica sostanzialmente la necessità di arrivare al 2030 garantendo acqua a tutti e condizioni igienico-sanitarie sufficienti, sicure per tutti. Quell'obiettivo è molto lontano. Oggi noi siamo fuori da quell'obiettivo per diverse ragioni, complici naturalmente i grandi accadimenti che abbiamo vissuto in particolare in questi ultimi anni, il Covid senz'altro, ma anche l'esplosione di tanti conflitti in giro per il pianeta, un fattore determinante unito al cambiamento climatico, cioè alle condizioni mutate che stiamo vivendo e che ancora ieri l'ultimo rapporto degli scienziati ci hanno indicato. Allora, è fondamentale ragionare di cosa fare. In queste ore, proprio a New York, si terrà questo importante forum mondiale per l'acqua. Non accadeva dagli anni 70 che le Nazioni Unite chiamassero a raccolta i paesi del mondo, tutti i paesi del globo, per ragionare concretamente di cosa fare per gestire meglio questa risorsa essenziale per gli esseri umani e per il pianeta. Da questo forum di questi prossimi 3 giorni uscirà un piano d'azione per l'acqua. La speranza è che sia un piano concreto e che aumenti l'ingaggio, in particolare delle istituzioni, ma anche dei cittadini rispetto alla necessità di utilizzare meglio questa risorsa essenziale. Ciascuno di noi può fare la propria parte, lo sappiamo. Sappiamo che c'è un gigantesco tema di lotta allo spreco dell'acqua, in particolare, fatemi dire, nelle realtà più opulente, nel nord del mondo, nelle società più avanzate. Noi sprechiamo molta acqua. La sprechiamo a livello domestico, ma la sprechiamo anche a livello industriale, la sprechiamo anche spesso troppo a livello territoriale. In Italia abbiamo un problema importante di ammodernamento delle infrastrutture idriche. Spesso e volentieri noi perdiamo troppa acqua e non possiamo permettercelo. Questo è un grande tema per le istituzioni nazionali e bisogna lavorare subito su questo fronte. E poi è stato detto bene prima, c'è una centralità agricola nella gestione dell'acqua che è determinata dai numeri che sono stati anche già ampiamente raccontati. Noi abbiamo bisogno, io sono molto d'accordo con quello che veniva detto nell'ultimo intervento, di innovare nella tradizione. Abbiamo bisogno di efficientare ancora di più, di aumentare la produttività del nostro utilizzo corretto dell'acqua, anche quando ragioniamo dei sistemi agricoli, sistemi alimentari. C'è un'acqua che mangiamo che è più di quella che beviamo. E basta riflettere su quello che viene utilizzato, cioè sull'acqua che viene utilizzata nella produzione degli alimenti che poi ci sfamano. È importante sapere che il cambiamento delle diete a livello mondiale verso cibi a più alto consumo, a più alto utilizzo d'acqua, sta sbilanciando ulteriormente la situazione. Allora noi abbiamo bisogno ovunque praticamente di efficientare di più, di migliorare le nostre capacità di utilizzare correttamente l'acqua che abbiamo, perché è un bene troppo prezioso. E allora in campo agricolo, ad esempio, la tecnologia ci può aiutare, l'innovazione è essenziale, l'utilizzo dei dati è decisivo per evitare di utilizzare sistemi irrigui che ci fanno perdere troppa acqua, che ci fanno sprecare troppa acqua. Noi possiamo utilizzare meno acqua in maniera più efficiente attraverso nuove modalità di irrigazione. È stato ricordato prima l'irrigazione a goccia, l'irrigazione per aspersione. Dobbiamo realizzare questo cambiamento e lo dobbiamo fare sul nostro territorio, adattando i nostri territori a questo scenario, trovando le soluzioni per i territori e quindi non calando dall'alto soluzioni
generali, ma come sempre è accaduto nella storia dell'uomo, partendo dalle condizioni di contesto che ciascuna realtà, che ciascuna situazione determina. Questo cambiamento non lo dobbiamo più evocare, ma lo dobbiamo praticare. Questo Forum Mondiale delle Nazioni Unite, che si apre oggi proprio con la Giornata Mondiale dell'Acqua, ha un titolo molto chiaro: accelerare il cambiamento. Noi abbiamo bisogno di accelerare queste trasformazioni, di passare dalle parole ai fatti, di costruire nelle situazioni più critiche dei paesi in via di sviluppo, ma anche nelle situazioni più avanzate dei paesi forti, dei piani di adattamento e di trasformazione che consentano questa svolta, perché è sempre più impellente, sempre più necessaria. E se ci pensate bene, abbiamo pochi anni da qui al 2030. Se vogliamo davvero corrispondere a quell'agenda, l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, abbiamo di fronte a noi pochi anni. Quindi in realtà noi dobbiamo moltiplicare gli sforzi nella metà del tempo. E questo è il vero tema che interpella soprattutto le istituzioni, i decisori pubblici e noi che supportiamo, ovviamente, come grande agenzia multilaterale, i paesi in queste trasformazioni, che sono trasformazioni di tecnologia, che sono trasformazioni di progetti socio-economici, che sono trasformazioni, nel nostro caso, agricole, alimentari, ambientali. Credo molto in questa giornata e la penso proprio come giornata che ci aiuti a mettere a punto, realtà per realtà, piani di intervento che ci consentano davvero di produrre questa svolta e di realizzarla, che è la cosa più importante per tutti noi. Grazie mille, grazie al vicepresidente della FAO di essere stato con noi. La saluta una platea di quella generazione che un po' forse rischia di pagare più di tutti lo scotto di questa crisi, ma che ha anche le risorse. Nel 2030 voi probabilmente sceglierete la vostra università, qualcuno di voi l'avrà già fatto. Vi abbiamo descritto possibili momenti e luoghi e spazi e possibilità per il vostro lavoro. Noi la ringraziamo moltissimo, buon lavoro e a presto. Arrivederci a Maurizio Martina. Allora, grazie intanto della pazienza. Adesso funziona così, funziona che c'è uno stacco, ovvero ci facciamo una pausa, vi viene offerta una colazione, quindi del cibo prodotto da acqua di cui stiamo parlando. Aspettate, non è finita. Quando rientrate, vi verrà data una borraccia, aspettatela in fondo ad alzarvi. Quella borraccia non è fatta per lanciarvela in testa, ma serve per un'altra riflessione sull'acqua che faremo. E vi racconta di un piccolo impegno dell'università anche in questo senso. Ci rivediamo tra una ventina di minuti qua e buona pausa.
Rieccoci, rifocillati, abbeverati. Vi prego di sedervi che stiamo ricominciando. Ciao, ciao, ciao. Chi è di spalle si sieda, per favore. Chi è in piedi raggiunga la sua seduta blu. Ce la facciamo? Ok, grazie, grazie dell'attenzione. Stiamo ricominciando. Cappellino nero, grazie mille. Se puoi chiedere ai tuoi compagni di sedersi. Grazie. Grazie, stiamo ricominciando. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Ciao, grazie. Perfetto, ci salutiamo e ricominciamo. Eccoci qua, vogliamo fare un applauso di concentrazione per ripartire. Perfetto. Benissimo, ricominciamo questa seconda parte della mattinata. Alcune indicazioni, quella che avete ricevuto è, lo sapete che cos'è, proviamo a dirlo in coro. Una borraccia, straordinario. Perché una borraccia? Perché alla fine di questa mattinata tenteremo di battere un Guinness dei primati, lo farete voi, il primo brindisi senza acqua di spalle mai fatto nella storia dell'umanità, quindi sarete protagonisti di un evento straordinario. Ma perché anche la borraccia? Perché lo citava il vice direttore della FAO, Maurizio Martina, in questa seconda parte della mattinata parleremo anche un po' degli stili di vita, del rapporto tra l'acqua, gli esseri umani, ovvero la nostra specie che sta un po' maltrattando il pianeta. E quindi cercheremo di fare un po' attenzione a come tutti noi, tutti voi, potete un po' cambiare la vostra gestione dell'acqua. Per alzata di mano, chi fa il bagno nella vasca? Sulle mani. Perfetto. Qui vedete il mio livello altissimo, accademico di... Chi fa la doccia? Perfetto. Stop. Chi fa la doccia in meno di 34 minuti? Perfetto, perché quello è il tema. I dati lo raccontano. Si consuma il triplo di acqua facendo un bagno nella vasca, ma se state sotto la doccia, diciamo 3 ore e un quarto, sicuramente consumate più acqua che facendo il bagno. Chi spegne l'acqua mentre si lava i denti? Perfetto, perfetto. Chi chiude i rubinetti prima di uscire di casa? Bravi, ecco. Da oggi, quando tornerete a casa, dovete cominciare a fare il mazzo ai vostri genitori. Papà, mamma, chiudi l'acqua mentre ti lavi i denti. Insomma, piccole cose che possiamo fare anche tutti noi. Io lavoro a Radio 2, organizziamo una campagna che si chiama Mi illumino di meno, di cui forse avete sentito parlare, e, come dire, giorno dopo giorno annoiamo gli ascoltatori su tutto questo. Ma lo ringraziamo tantissimo di essere qui con noi, per un saluto e una visione anche originale su queste tematiche, il magnifico rettore dell'Università Statale di Milano, professore Elio Franzini, eccolo qua. A proposito di noia, ecco, vedete, quando si parla di noia si sta in silenzio. A proposito di noia, io vi devo raccontarvi, devo salutare in primo luogo, mi auguro che fra qualche anno sarete tutti studenti dell'Università di Milano, perché Milano ha tante università, ma la nostra è la migliore, quindi ricordatevi questo... Cioè, ricordatevi questo ritornello per i prossimi anni, no? Appunto, è il meglio, è il meglio, è il meglio, così vi autoconvincete.
E peraltro un grande filosofo, qualcuno di voi magari ha sentito nominare, cioè Aristotele, sì, qualcuno l'ha sentito nominare, che non è il calciatore dell'allenatore nel pallone, ma è un filosofo del IV secolo. Ecco, sterzo anche, Aristotele diceva Ariston men udor. Ariston men udor è un'espressione greca per dire l'acqua è la cosa migliore. Ecco, io dico Ariston men unimi, cioè unimi è la cosa migliore, esattamente come l'acqua. Infatti quelli che organizzano questa giornata dell'acqua è proprio la nostra università. Non mi racconto del Cantor dei Minuti, che è la cosa più angosciosa che esista sulla faccia della terra dopo fare il rettore, cioè essere conteggiati. Allora, perché è importante l'acqua e la filosofia? È importante l'acqua e la filosofia perché la filosofia nasce con l'acqua e l'acqua nasce con la filosofia. La filosofia non sappiamo bene che cosa sia, non sappiamo bene neppure perché nasca e come nasca, ma su un punto sono tutti d'accordo, perché proprio il filosofo che vi dicevo prima, cioè quell'Aristotele, ci racconta che la filosofia nasce con un filosofo che vive a Mileto tra il VII e il VI secolo avanti Cristo, Talete. Talete, che era abituata a guardare nel cielo e a volte cadeva nelle pozze perché guardava soltanto il cielo, come dice la Servetta Tracia. Bene, Talete fu l'iniziatore, il fondatore della filosofia, perché pensò che la filosofia nasceva con un principio originario, cioè la filosofia nasce nel momento in cui noi scopriamo il principio di tutte le cose, in cui noi riusciamo a capire qual è il fondamento di tutte le cose che noi viviamo e che noi quotidianamente pensiamo. E disse che il principio di tutte le cose, il nome greco è proprio un nome molto forte, l'archè, il principio, il fondamento di tutte le cose, e credo che ci avesse tutto sommato azzeccato nella sua ingenuità, che il principio di tutte le cose è l'acqua. Ecco, e scrive in quei pochi frammenti di lui che ci sono rimasti che tutto dall'acqua nasce e nell'acqua ritorna. Soltanto l'acqua rimane eterna, fonte e fine di ogni cosa. Ecco, l'acqua è matrice, l'acqua è madre, l'acqua è veramente il principio della vita. E peraltro si è scoperto, ben dopo Talete, che l'acqua è effettivamente il principio della vita, che la vita nasce dall'acqua, che se non c'è acqua non è possibile vita. Voi guardate nei pianeti, che cosa si cerca nei pianeti lontani? Si cerca un'atmosfera, naturalmente, ma l'atmosfera sorge se c'è acqua. E devo dire che questo filosofo fece in un certo qual modo scuola, perché dopo di lui, forse perché era il primo, non ci fu filosofo dei primi secoli dell'antichità classica che non vedesse nell'acqua il principio, l'origine di ogni cosa. Ve ne cito soltanto due, e piuttosto significativi, perché anch'essi sono fondativi di un percorso lungo e complesso. Ecco, il primo è, sulla pronuncia si può discutere Eraclito o Eraclito, qualcuno l'avrà sentito parlare, in realtà la pronuncia corretta è Eraclito. Ecco, Eraclito di Efeso dice che il principio di tutte le cose è quello che apparentemente è il contrario dell'acqua, cioè ciò che la spegne, il fuoco, ma in realtà l'acqua rappresenta qualche cosa che anche lo scroscio che mi seppellirà se supero i 10 minuti rappresenta, cioè l'acqua è come la vita. L'acqua è non soltanto l'origine della vita, l'acqua è come la vita, perché il secondo grande principio della filosofia è il principio della scoperta del tempo, e il principio della scoperta del tempo è il principio dello scorrere, è il principio per cui le cose divengono, le cose non si fermano mai. Prima avete detto se chiudete i rubinetti, ma provate ad avere soltanto una piccola perdita d'acqua in un tubo. Ecco, vedete che l'acqua non si ferma, che l'acqua scivola sempre, che l'acqua è qualcosa di assolutamente inarrestabile. Ecco, Eraclito di Efeso disse proprio questo, tutto scorre come che cosa? Tutto scorre come l'acqua. E con ciò riuscì a vedere nell'acqua due principi che al tempo stesso convivono. Il principio del tempo.
il principio del tempo, il principio della temporalità, il principio delle cose che divengono. Quindi, insomma, voi pensate che l'acqua è all'origine della vita, è all'origine del tempo, infine un terzo piccolo elemento, se ho ancora qualche minuto, è all'origine anche di una scienza molto importante che tutti quanti ci coinvolge, perché l'acqua è anche all'origine di uno dei principali trattati di Ippocrate, cioè del fondatore della medicina moderna. Ippocrate disse che l'origine di tutte le malattie, anche in un bel trattato Aria, Acqua e Luoghi, disse, e anche questo è qualcosa di molto attuale, che le malattie sorgono a seconda dell'acqua che bevono i popoli, comprendendo al tempo stesso che l'acqua, fondamentale per la vita, può essere anche una fonte di infezioni, comprendendo dunque che la purificazione dell'elemento acqueo, cioè la purificazione dell'acqua, serve alla salute umana. E dice proprio i sintomi che derivano, sintomi che peraltro possiamo constatare ancora oggi, chi beve acque paludose ha la milza ingrossata, il ventre duro, piano e caldo. Invece chi beve le acque migliori, cioè le acque di sorgente sono le migliori, e ancora oggi ce lo dicono, perché in estate sono fresche e in inverno tiepide. Dunque l'acqua, scegliere l'acqua migliore da bere, abbiamo detto che avremmo parlato anche di benessere, scegliere l'acqua da bere è anche porta anche ad avere un beneficio per la nostra salute. Dunque l'acqua interessa la scienza, l'acqua interessa la filosofia, l'acqua interessa anche la medicina, cioè l'acqua interessa tutto il nostro benessere. Per cui non posso fare altro che ribadire quanto è stato detto poco fa: sprecare acqua è una colpa, e sprecare acqua è esattamente come sprecare il tempo, sprecare il divenire della nostra vita. Per cui non sprecare acqua ci insegna anche a non sprecare il nostro tempo, a vivere il nostro tempo in tutta la sua intensità, perché il nostro tempo scorre come l'acqua, e dato che il tempo non lo possiamo fermare, bene, facciamo quello che i pensatori ci dicevano: godiamoci il nostro tempo, godiamoci la nostra acqua, e tentiamo di cogliere l'acqua come quell'occasione, quel kairos che è il principio fondamentale delle nostre vite. Il timer è diventato da verde violetto, e dunque dicendovi che ancora siete caldamente benvenuti nella nostra università, vi annuncio anche che volendo c'è anche, noi abbiamo aperto molti punti acqua, e ce n'è uno anche di acqua ottima, gasata e non gasata, gratis naturalmente, qui nel nostro atrio. E ogni giorno quando vado a lezione all'8:30 mi piace vedere che già all'8:30 c'è la fila degli studenti, e quell'acqua lì viene giù secondo un principio tarato sulla bilancia che vi è stato dato, per cui non spreca acqua, perché voi riempite quella borraccia proprio secondo la misura. Quindi, altro principio filosofico, l'acqua va utilizzata nella giusta misura. Come vedete, la filosofia è la base di tutte le cose. Trionfo, un trionfo per il magnifico rettore, grazie mille. È stata citata la strategia Minerva 2030, le casette dell'acqua. Quando studierete qui, mi sembra ormai un fatto, all'università statale, magari saranno moltiplicate, al momento sono 5 casette che raccontano come l'università sta lavorando, lo vedete anche sulla sportina che avete in tela, per diventare un campus sostenibile al massimo entro il 2030, data evocata già più volte, perché è un po' questo un po' punto di non ritorno che il mondo si è dato, gli scienziati e la politica, per dire dobbiamo raggiungere i famosi 17 obiettivi delle Nazioni Unite entro quella data, e la statale lo fa in questo modo. Piccolo inciso anche per gli insegnanti, qualcuno l'ha chiesto, le slide della mattinata vi verranno inviate, quindi avrete tutto il materiale che avete visto proiettare, e se già state pensando a che tipo di facoltà frequentare, che tipo di corsi, quale sarà il vostro futuro, esiste un podcast, sapete che i podcast ormai sono
parte del nostro quotidiano, realizzato proprio da Radio 2 insieme alla Statale, lo trovate su Spotify, lo trovate su Rai Play Sound, è gratuito, che racconta le parole del futuro, ovvero le tante cose che si possono studiare qui in Statale attraverso proprio la voce dei giovani ricercatori e ricercatrici. E quindi provate, ascoltatelo, si va dall'antropologia alle scienze dure, alla filosofia, a tutto, avrete le risposte a tutto quello che vi interessa. Via, applauso alla migliore università di Milano. Andiamo avanti perché sentirete adesso la visione della professoressa Valaguzza. Lei è docente del Dipartimento di Scienze Politiche Ambientali e quindi si parla di diritto accesso all'acqua e come viene regolamentato, e poi la voce anche di un antropologo, docente del Dipartimento di Filosofia, Gaetano Mangiameli, e quindi è stato un po' citata anche il grande continente africano, e andremo a vedere lì come si vive un po' l'emergenza acqua. E poi tornerò qui per raccontarvi, addirittura chiedervi di accendere il cellulare, una cosa che non pensavo di dover fare, ma lo farò. Ma adesso parola alla professoressa Valaguzza. Senza il microfono è difficile, in effetti. Grazie. Benvenute e benvenuti, buongiorno. Io mi occupo di diritto dell'ambiente e di politiche di sostenibilità. Dovete sapere che ogni volta che un giurista parla, inizia a parlare dalle definizioni. E anch'io proverò a fare un discorso su acqua e diritto a partire dalle definizioni. Che cos'è l'acqua per il diritto? E non basta. Di quale diritto stiamo parlando? Se iniziate a guardare il diritto guardando alle norme, ci sono delle norme che definiscono l'acqua come concetto giuridico, ci sono delle norme a partire dalla dimensione europea sovranazionale. La Carta Europea dell'Acqua, che è stata firmata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo nel maggio, pensate, 1968, indica il concetto giuridico dell'acqua come un bene. Bene prezioso, indispensabile alle attività umane. E poi precisa questa carta che l'acqua è una risorsa comune che deve essere gestita nell'ambito di una cooperazione internazionale con una prospettiva che guarda ai bisogni di breve e di lungo periodo. Poi se guardiamo il diritto nazionale abbiamo un'altra definizione contenuta nel Codice Civile. Il Codice Civile all'articolo 822 ci dice che l'acqua è un bene demaniale. Avete mai sentito parlare della parola demanio? Si parla di demanio idrico. Per semplificare, il demanio è un concetto che si riferisce a tutte le cose che sono beni comuni, di interesse generale. Il demanio idrico contiene il lido del mare, le spiagge, le rade, i porti, i fiumi, i torrenti, e tutte queste definizioni sono parole, scusatemi, non definizioni, sono contenute nella norma, i laghi, gli alvei dei corsi d'acqua e tutte le acque definite pubbliche nelle leggi. Cosa vuol dire demanio? Cosa vuol dire demanio idrico? Vuol dire che ci sono delle cose, tra cui l'acqua, che non sono oggetto di proprietà individuale, ma che hanno una dimensione comune, una dimensione collettiva. La Corte di Cassazione ci dice che c'è una doppia appartenenza dei beni demaniali alle persone come singoli o come comunità e allo Stato o altri enti pubblici che devono garantire e tutelare i beni di interesse comune. Considerate il fatto che il concetto di demanio è un concetto che non è un concetto moderno, è un concetto antichissimo, antichissimo. Nasce il concetto di bene comune e di acqua come bene di tutti quando si comincia a ragionare su cosa sia utile per consentire alle comunità di vivere in pace. Alla base del concetto stesso di comunità c'è il concetto di bene comune, sono due concetti paralleli. Per avere la pace tra i consociati, cioè tra coloro che sono associati insieme in una determinata società, ci devono essere delle cose a cui possiamo accedere tutti, che sono di tutti, e tra questi sicuramente c'è l'acqua.
I primi pozzi risalgono al XVII secolo in Egitto e in Cina e venivano utilizzati per consentire a tutti di accedere all'acqua. Alcuni di questi pozzi avevano anche una funzione pubblica più estesa. I nilometri misuravano l'altezza del Nilo per fare che cosa? Per fare in modo che si evitasse che quando il Nilo alzava si generassero delle esondazioni capaci di creare problemi sui territori a valle. Oggi il concetto di bene comune non scappa dall'ordinamento giuridico, è ancora presente nell'ordinamento giuridico ed è un bene comune che ha un utilizzo tendenzialmente libero. Tutti possiamo fare un bagno in mare o pucciare i piedi in un ruscello. Però non ogni utilizzo dell'acqua è libero. In alcune circostanze il diritto protegge una dimensione autorizzativa dell'uso dell'acqua. Pensate alle licenze di pesca. Pensate alle concessioni idroelettriche, in cui si consente a qualche operatore economico di utilizzare la forza dell'acqua per generare energia, energia rinnovabile. Ma l'acqua non è solo bene comune demaniale, l'acqua è anche paesaggio, ecosistema, biodiversità. L'acqua è natura. È quell'ambiente che nella riforma della nostra Costituzione del 2022 è responsabilità della Repubblica tutelare. La Repubblica tutela l'ambiente, gli ecosistemi e la biodiversità anche nell'interesse delle future generazioni. Anche qui la storia promuove la tutela della natura acqua. E la tutela come tutelava l'aria, come tutelava il vento, secondo la teoria delle res omnes omnium, cose comuni di tutti. Qual era il presupposto di quella teoria? Che questi beni fossero disponibili senza limiti per tutti noi. I beni comuni sono beni soggetti all'utilizzo individuale illimitato. L'acqua, l'aria, il vento, la luce. Non è più così. Non è più così perché stiamo vivendo nella crisi dell'acqua. La crisi riguarda tantissime aree del nostro globo e riguarderà anche il paese dove noi viviamo. Chiaro, i dati di problematiche legate all'utilizzo dell'acqua, alla disponibilità dell'acqua potabile sono più gravi altrove. Pensate, in Somalia il 70% delle famiglie non ha accesso all'acqua potabile. 70% non ha accesso all'acqua potabile. 1,8 miliardi di persone oggi, mentre stiamo parlando, non ha possibilità di usare acqua corrente. Dunque, è ancora vero che l'acqua è un bene comune a tutte le persone? Il diritto non può accettare che il bene comune sia un bene comune solo sulla carta. Sapete perché? Perché il diritto è razionalità, non è emotività. Non posso dire a voi che esiste l'acqua come bene comune, come bene demaniale, protetto dallo Stato e dagli enti pubblici perché tutti ne possano beneficiare, se nella realtà questo non accade. Siccome queste situazioni ci portano a un bene comune sulla carta, cosa fa il diritto? Associa al concetto di tutela individuale, di accesso all'acqua, un diritto umano fondamentale. Il diritto all'acqua non è più solo bene comune, oggi il diritto all'acqua è un diritto umano fondamentale. E qui serve un'altra definizione, cosa vuol dire diritto all'acqua come diritto umano fondamentale? Vuol dire che ciascuno deve poter accedere a una sufficiente quantità d'acqua per far fronte ai propri bisogni sanitari, alimentari. Il diritto umano fondamentale all'acqua genera un nuovo diritto che ha a che fare con le politiche di sostenibilità. È un nuovo diritto che crea una fortissima tensione sociale. Perché il diritto umano fondamentale all'acqua, che naturalmente implica l'affermazione di altri diritti e di altri principi, solidarietà,
uguaglianza, pari dignità delle persone, equa distribuzione delle risorse, crea fortissima tensione sociale, dove questo diritto non è garantito. Questa che vedete nell'immagine è Autumn Peltier, ha iniziato a 8 anni come Water Defendant per affermare il diritto delle tribù native canadesi di accedere all'acqua, di far sì che ci fosse il principio dell'acqua pubblica. E allora vi lascio con 2 concetti. Il primo, non basta l'acqua come bene comune, serve il diritto umano fondamentale all'acqua. Il secondo, le parole nel diritto non bastano. Le costituzioni di Ecuador, Uruguay, affermano il diritto all'acqua, ma quel diritto nella realtà non è goduto dalle persone. La nostra Costituzione non afferma il diritto all'acqua, ma contiene il principio di solidarietà, il dovere di equità, il principio di responsabilizzazione individuale per le generazioni future. Quindi spero di vedervi nelle nostre aule dove il diritto prova ad essere quell'elemento di razionalità che vi farà essere precisi e non sedotti da politiche retoriche, nemmeno quando hanno a che fare con l'affermazione dei nuovi diritti. Vi ringrazio. Bene, eccomi qua, mi sentite? Sì, io sono un antropologo culturale, quindi sono una di quelle strane bestioline che vanno in giro per il mondo a cercare di comprendere le scelte di vita, le strategie, le culture, i modi di pensare di popoli diversi da quelli che conosciamo direttamente. Ecco, in questo caso ringrazio la collega che mi ha preceduto perché quello che ha detto si lega perfettamente, quasi un'introduzione a quello che ho io intenzione di dire. Vorrei stimolare una vostra riflessione a partire da piccoli materiali, piccole cose che vi racconterò, molto umili, sul rapporto che c'è tra il diritto umano fondamentale di accesso all'acqua e la nostra capacità di imparare a stare al mondo. Ecco, noi viviamo in un paese dove l'acqua è disponibile, vedete, il diritto umano fondamentale può essere soddisfatto o non soddisfatto in misura molto variabile e persino nel nostro paese, che è uno dei più ricchi al mondo, non ovunque è ovvio che a qualsiasi ora del giorno aprendo il rubinetto esca l'acqua, qualcosa a cui voi siete assolutamente abituati. Immaginate invece lontano da qui, in zone in cui notoriamente esistono difficoltà maggiori, per esempio in questa foto vedete, una foto che ho scattato io, qui siamo in Africa occidentale, siamo nella savana, siamo a pochi chilometri dal confine tra il Ghana e il Burkina Faso. Io ho vissuto lì per molto tempo, ripetutamente, per fare ricerca. Ecco, da queste parti il rapporto con l'acqua è un po' più difficile, l'accesso è un po' più faticoso. Vedete questa donna? Non so se riuscite a capire che cosa stia facendo. Ecco, sta lavorando. Questa donna vende acqua, vende sacchetti di acqua. Li riempie, sono sacchetti di plastica, li riempie, poi se ne carica decine sulla testa e va in giro. Di solito, quando ne hanno la possibilità, tengono questi sacchetti per qualche ora in un frigorifero in maniera che l'acqua sia fredda e poi vanno in giro. Il servizio quindi è molto interessante per chi ne usufruisce. Il bar si muove, io cammino, incontro queste donne che sono un po' ovunque, compro l'acqua a un prezzo irrisorio. Loro sono molto bravi a bere l'acqua da questi sacchetti, le persone del posto strappano con i denti un angolo del sacchetto, poi bevono tutta l'acqua, che va di solito da 300 millilitri a mezzo litro in un sacchetto, la bevono tutta. Perché? Perché in quel momento è abbastanza fresca, tenerla con sé dove fa molto caldo non ha senso. Allora la bevono tutta, non ne sprecano una goccia e poi buttano via il sacchetto.
Io, come è solito fare qualunque antropologo, tendevo a fare delle figure da imbecille quando dovevo bere quest'acqua, cioè più volte al giorno, perché non è facile strappare con i denti quella plastica, quindi io strappavo puntualmente l'acqua, me la versavo in faccia con effetto comico straordinario sulle persone intorno a me, e poi quella che restava riuscivo a berla. Ecco, questa è l'acqua potabile. L'acqua potabile non esce dal rubinetto. In realtà, in questa zona dell'Africa, come in molte altre, questa non è la zona peggiore da questo punto di vista. Il Ghana è un paese dove tendenzialmente non c'è un problema grave di fame, per esempio. In questa zona le case rurali non hanno l'acqua corrente, non hanno neanche l'elettricità. Quindi che cosa si fa? L'acqua va portata in casa. Quello che vedete qui è uno stagno ed è una divinità. Queste sono le cose di cui spesso ci occupiamo. Tutto quello che vedete lì è una divinità, cioè ha un nome e ha un ruolo. Questa divinità è il ministro dell'acqua della regione. Questa divinità ha il compito di assicurare l'acqua alle persone del posto, e quindi quando qualcuno si sposa si deve presentare a questa divinità, perché dopo il matrimonio ci si aspetta anche che arrivi qualche bambino, per annunciare l'aumento della popolazione. Dunque la divinità deve farsi carico di fare avere l'acqua anche ai bambini che arriveranno. Ecco, qui in realtà fino a un po' di tempo fa, in posti di questo genere, la gente prendeva l'acqua da usare in casa e l'acqua è in quelle condizioni. Mentre più recentemente, per fortuna, sono aumentati i pozzi e le pompe d'acqua, ma anche in questo caso non sono in casa, bisogna andare a prendere l'acqua, sia per bere, sia per lavarsi, sia per irrigare. Ecco, quello che vedete qui è un uomo che sta prendendo l'acqua dal pozzo. Il suo orto è a circa 100 metri di distanza da quel pozzo. Per irrigare deve fare avanti e indietro prendendo l'acqua. Ecco, provate a immaginare. Per lavarsi in casa, e qui veniamo alla nostra vita quotidiana, per lavarsi in casa si va a prendere l'acqua, lo fanno le donne. Sono le donne ad andare alle pompe d'acqua, a caricare l'acqua sulla testa e portarla in casa. A volte la pompa è vicina, a volte a centinaia di metri o a qualche chilometro da casa. E che cosa si fa? Ci si lava, vi mostro, questo è un vano doccia, qui si fa la doccia. La doccia si fa con un secchio d'acqua. Parlavamo prima, Sara vi aveva chiesto quanti minuti usate sotto la doccia, ecco. Un secchio d'acqua e un bicchiere. Il bicchiere si usa per prendere l'acqua, si versa in testa, poi ci si insapona e poi con l'acqua che rimane ci si sciacqua. Ecco, io l'ho fatto da ospite per tantissimo tempo, ed essendo ospite non dovevo andare a prendere l'acqua personalmente, quindi c'era sempre una donna che andava a farlo per me. E siccome ero ospite, a volte ci trattano con eccessivo riguardo in quanto europei e bianchi, me ne portavano due di secchi. Quindi io usavo un po' più di acqua rispetto alle persone della casa. Ecco, devo ripetere? Vi segnalo questo fatto molto, molto banale, perché mi ha formato. Ecco, noi abbiamo una tendenza a usare le parole, poi molti di noi ci lavorano con le parole, e sappiamo, siamo consapevoli del problema di gestione dell'acqua e dello spreco, ne parlava prima Maurizio Martina, ma nel mio caso, pur essendo una persona istruita, pur essendo una persona consapevole, non avevo mai misurato con il corpo lo spreco di acqua, come ho fatto a partire da quando mi sono trovato per mesi a fare la doccia con un secchio e a valutare la fatica di chi portava quel secchio per me. Solo in rare occasioni l'ho fatto io in prima persona. Ecco, quello che è successo è che prima di tornare da quelle parti successivamente mi sono tagliato i capelli, perché li portavo lunghi, e questo mi aiutava a risparmiare acqua. E soprattutto negli anni successivi della mia vita io ho imparato
a gestire l'acqua nella doccia con maggiore attenzione e anche a farmi la barba con poca acqua, perché lì mi davano un bicchiere di acqua scaldata sul fuoco e con quella mi dovevo sbarbare. Ora, prima di scadere, prima che il tempo scada, vorrei farvi una proposta. Ora voi bleffate, quindi io vi faccio la proposta, voi annuite, così io vado via contento. Sta tornando la primavera, sta tornando la stagione delle ascelle aggressive in metropolitana, quindi cercate di essere solidali con la società, lavatevi, ma fatelo con un certo risparmio di acqua. Quindi oggi, quando tornerete a casa entusiasti della giornata qui all'Università di Milano e andrete ad abbracciare i vostri genitori per raccontare, i vostri genitori magari si ritrarranno atterriti perché siete sudati, a quel punto voi prendete un secchio d'acqua, lo riempite, vi mettete nel vano doccia e fate la prova a farvi la doccia con un bicchiere prendendo l'acqua dal secchio, e magari imparerete anche a usare meno sapone e a essere puliti comunque. Vi ringrazio. Eccoci ancora qui, cammino ad ascelle chiuse. E dunque invito a raggiungermi la professoressa Daniela Martini, eccoci qua, prego, perché insieme a lei diamo le istruzioni. Eccoci qua, buongiorno. Docente del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, Nutrizione e Ambiente, vi sfiderà in un quizzone sulle fake news sull'acqua. Professoressa, mi conferma che io posso autorizzare il gentile pubblico ad accendere il telefono, giusto? Perfetto, fatelo, non vi tenevate. Eccoci qua, le lascio il microfono. Buongiorno a tutti. Buongiorno, io sono la professoressa Martini, o Daniela per gli amici, e sono quella che vi fa tirare fuori il cellulare, che proverà a farvi giocare. Vediamo se i potenti mezzi ci aiutano. Chiedo alla regia poi un aiuto. E come vedete, però, l'inizio non è molto tecnologico. L'inizio è abbastanza casalingo. Qualcuno di voi ha creduto che io arrivassi direttamente dal supermercato. In realtà ho portato queste 4 bottiglie che mi sono utili per rispondere alla domanda sul perché, quando parliamo di salute, dovremmo parlare di acqua. E la risposta è in queste 4 bottiglie, ovvero perché siamo fatti di acqua. Qui ho provato a rifarla per chi è più lontano e non può vederla, ma qui ho portato un uomo, un nostro professore, il rettore forse è andato via. Qui ho portato Maddalena, che ci ha supportato in queste settimane. Qui ho portato una bottiglia un po' acciaccata, mio nonnino, che ha qualche acciacco. E qui ho portato il mio cuginetto appena nato. Vedete, le percentuali sono un po' diverse, non sono tutte piene uguali, però tutte le bottiglie sono fatte soprattutto di acqua. E noi siamo fatti soprattutto di acqua. Questo potrebbe già essere sufficiente a capire il perché, quando parliamo di salute, dobbiamo parlare di acqua. Siamo fatti soprattutto di acqua. E questo è uno spoiler di una delle prime domande che vi potrei fare. Se accoglierete l'invito del rettore, diventerete uno dei nostri studenti di UNIMI. Molti miei studenti sbagliano, perché alla domanda qual è il principale componente del nostro organismo, pensano che io sia la professoressa cattiva, quindi si lanciano in forse intende le ossa, forse intende il muscolo, le proteine, i grassi. No, era più semplice, era l'acqua, non sono così cattiva, era semplicemente l'acqua. Quindi segnatevela, ricordatevela, potrebbe essere una domanda che vi potrei fare. Ma perché siamo fatti soprattutto di acqua? Il nostro organismo non lascia nulla al caso. Se siamo fatti soprattutto di acqua è perché l'acqua ci serve. E ci serve a che cosa? Per fare questo vi chiederei di provare a fare la prima cosa, andare su questo sito che noi utilizziamo, che si chiama wclap.com, e di inserire il codice, se ce la fate, se vi prende il wifi, se avete connessione, oppure se ci riuscite, andare direttamente sul QR code che vi manda direttamente alla pagina.
possono farlo anche i miei colleghi, i miei colleghi in prima fila, e provare a rispondere a questa domanda. Qui chiedo alla regia di... Ah, scusate, ma c'è scritto anche qua il codice che dovete inserire su WCLAP, è LCHENR. E provare a rispondere, come vi viene, al che cosa ci serve l'acqua, perché siamo fatti soprattutto di acqua, che cosa ci serve nel nostro organismo. Bravo, a qualcuno va il wifi, perché cominciano ad arrivare le prime risposte. Ci serve a vivere, ci serve a idratarci, ci serve a vivere, a mangiare. C'è un bel vivere grande, ci serve a vivere. Ci serve a tutto, ci serve alle cellule. Serve per avere un organismo sano. Qui potremmo stare troppo tempo, ma io non voglio arrivare allo scroscione, e quindi vi do qualche risposta. E per farlo uso delle infografiche che noi con la Società Italiana di Nutrizione Umana utilizziamo sui social per, diciamo, riassumere un po' quelle che sono le diverse tematiche di cui ci occupiamo. Qui c'è qualcosa a cui qualcuno di voi già ha risposto, no? Serve nella regolazione della temperatura corporea. Se noi sia l'inverno freddo, più o meno freddo, sia l'estate, riusciamo a mantenere una temperatura pressoché costante, è in parte perché ci vestiamo e ci spogliamo a seconda della temperatura, ma in parte perché siamo fatti di acqua, che ci aiuta a regolare. E poi per tutta un'altra serie di azioni fondamentali, perché ci aiuta a regolare il volume del sangue, è fondamentale nel processo di respirazione, ci mantiene elastica e compatta la pelle. Non a caso nel mio nonnino la pelle non è più molto elastica, proprio perché rispetto agli altri è fatto da meno acqua, contiene meno acqua. Poi è importante perché trasporta i nutrienti, partecipa al processo digestivo, ha un'azione lubrificante a livello di articolazioni, organi e tessuti, e poi è importante nello sport, ma su questo lascio all'esperto dopo di me dire tutto quello che avreste sempre voluto sapere su acqua e sport. Quindi siamo d'accordo, l'acqua è fondamentale per tantissime cose, e quindi il nostro organismo fa tantissimo sforzo per cercare di recuperare il più possibile e chiederci di introdurne il meno possibile. Ma noi in parte la perdiamo, lo sappiamo, tramite diverse fonti, il sudore, le urine e tanti altri, e quindi dobbiamo reintrodurla. Quanta? Anche qui non siamo tutti uguali, quindi ognuno di noi, in funzione dello stadio della vita, se è una donna, ma anche se è una donna in gravidanza o in stato di allattamento, ne deve consumare una quantità diversa. Siamo sempre intorno a quei famosi 2 litri, 2,5 litri, ma la quantità non è la stessa per tutti. E per farlo, come dobbiamo fare? Da dove dobbiamo prendere tutta questa acqua? Chiaramente la risposta più semplice, anche la più corretta, è dall'acqua. Ma in realtà noi troviamo l'acqua dappertutto. Qualcuno lo ha già anticipato prima. Noi molto spesso, mangiando, non ci accorgiamo che in parte anche beviamo. E per farvi rendere conto di questo, passiamo alla seconda domanda, che dovreste trovare ora sullo stesso sito in cui eravate prima. Questa mattina io ho bevuto una tazza di latte da 200 ml. Secondo voi quanta acqua ho bevuto? Il contatore si muove, siamo orientati tra gli 80 e i 120, 175. Hanno risposto una novantina di persone e ad ora 100 persone. Una persona su 4 ha indovinato che, siccome 100 ml di latte contengono quasi 87 grammi di acqua, io stamattina, bevendo una tazza di latte, ho anche bevuto un bicchiere di acqua. Chiaramente questo non significa che sia una buona idea bere quei 2 litri di prima sotto forma di latte, perché l'acqua non ha calorie, il latte ce l'ha, contiene anche zuccheri, quindi contiene grassi che dobbiamo consumare, ma nelle giuste proporzioni, quindi il liquido di elezione, come diciamo noi, è sempre l'acqua. Ma una parte dell'acqua che noi dobbiamo introdurre, possiamo introdurla anche attraverso altre bevande o alimenti, perché in realtà il latte è una bevanda perché è liquida, ma è un alimento. Facciamo un altro esempio.
A pranzo, se ne avrò l'occasione, mangerei volentieri un piatto di pasta. Quanta acqua beviamo mangiando un piatto di pasta partendo da 100 grammi di pasta cruda? Chiedo alla regia di far partire anche questo contatore. Grazie. 100 grammi di pasta cruda, la cuocio e la metto nel piatto. Quanta acqua bevo? Avete risposto oltre 100. Bene, spero che qualcuno di voi abbia pensato che in realtà quando io cuocio 100 grammi di pasta poi nel piatto me ne ritrovo circa 240. Quei 140 grammi che ho creato cosa sono? Sono l'acqua che è passata dall'acqua alla pasta. E quindi ho introdotto anche 150 grammi di acqua. Chiaramente non si può bere 2 litri di acqua sotto forma di pasta, non è una buona idea, perché la pasta non è acqua. Bene, siamo tutti d'accordo che l'acqua è un componente fondamentale per il nostro organismo, che siamo fatti soprattutto di acqua, che dobbiamo introdurre acqua, e quindi qualcuno di noi potrebbe pensare che l'acqua sia l'unico elemento alimento che non è soggetto al fenomeno delle cosiddette fake news, falsi miti, bufale, no? Voi sapete che siamo ormai soggetti a fake news o bufale su praticamente qualsiasi argomento, ma l'alimentazione è, ahimè, per chi fa il mio mestiere, uno di quelli più oggetto di falsi miti, perché forse un po' perché siccome mangiamo tutti siamo un po' esperti. Però sull'acqua non ci si può, non c'è dibattito, l'acqua è fondamentale, siamo d'accordo tutti. In realtà no, quando ho preparato questa presentazione inizialmente mi sono detta farò un po' fatica a trovare le fake news sull'acqua, avrò una scelta limitata. In realtà poi ho dovuto fare una cernita, quindi oggi non parleremo dell'acqua e limone che non detossifica al mattino, non parleremo dell'acqua che non fa venire calcoli renali, come qualcuno può pensare, non parleremo dell'acqua del rubinetto che non è vero che non sia sicura, anzi è soggetta a tantissimi controlli, ma ne ho scelte solo 4 e ho sofferto quando ho tolto le altre. Quindi ancora una volta vi chiedo il cellulare per cercare di capire cosa tra le tante notizie che circolano sul mondo dell'acqua sia vero e cosa non sia vero. La prima è una domanda che molto spesso fanno i parenti e gli amici quando sanno il mestiere che facciamo. Che se io bevo tanta acqua, siccome mi sazio, poi mangio meno e quindi dimagrisco. Chiedo anche qui alla regia di dire se è vero. Se si beve molta acqua si mangia meno e si dimagrisce. Avete avuto tutti la sensazione che bevendo siete un po' più pieni e quindi forse mangiate meno e dimagrite. Corre il contatore. Molti hanno detto no, ma qualcuno ha detto sì. Perché è una notizia che molto spesso circola e ci fanno anche sui social, ci fanno spesso. In realtà non solo non è vero, perché quella che la sazietà che ci porta l'acqua è una sazietà che si dice transiente, dura pochissimo tempo e poi in realtà passa. Ma anzi, può essere anche nocivo bere troppa acqua. Mia nonna diceva che il troppo storpia in tutte le cose, bere troppo e bere troppo poco fa male in entrambe le direzioni. Quindi bisogna bere il giusto, perché bere troppo può avere un effetto nocivo. Un'altra notizia che circola tantissimo, acqua durante i pasti, sì o no? Anche qui chiedo di far partire il contatore. Questa è una domanda che tutti quelli che fanno il mio mestiere si sono sentiti fare almeno qualche volta, che l'acqua è meglio non berla durante i pasti. Voi siete bravi, poi oggi siete stati particolarmente influenzati da quello che ci siamo detti, ma c'è ancora uno zoccolo duro di una persona su 4 che ritiene che durante i pasti non si debba bere. Questo è un po'
il risultato di una credenza secondo la quale bevendo durante i pasti si vanno a diluire i succhi gastrici e quindi la digestione dura di più. Questo potrebbe essere vero se io bevessi litri e litri e litri di acqua, ma non è assolutamente vero se io bevo una quantità normale di acqua durante i pasti, che anzi ci fa piacere, soprattutto quando mangiamo particolari alimenti magari più secchi. Quest'altra pure, l'acqua gassata fa ingrassare. Anche qui chiedo al contatore, l'acqua gassata fa ingrassare. Quante volte ce lo siamo sentiti dire? La percezione che l'acqua gassata faccia ingrassare. Anche qui siete molto bravi, ma ci sono 25 persone, 26 adesso, che la pensano come alcune delle persone che ci fanno spesso questa domanda. La bevanda gassata, frizzante, l'acqua frizzante fa ingrassare. E questo non è assolutamente vero. L'acqua naturale, come siamo abituati a chiamarlo, e l'acqua frizzante non apportano calorie in entrambi i casi, non si ingrassa per la CO2 dell'acqua frizzante. E questo probabilmente nasce un po' dal falso mito, o meglio, dalla terminologia sbagliata che utilizziamo quando parliamo di acqua gassata e bevanda gassata. Le bevande gassate consumate in eccesso possono essere associate ad un aumento di peso, ma non di certo per la CO2 che contengono, ma molto spesso perché sono bevande esageratamente zuccherate, che non dovremmo consumare per arrivare a consumare quei 2 litri d'acqua, ma al massimo in un'occasione particolare. E qui chiudo con l'ultima, che mi serve da ponte per il relatore che seguirà, sul più sudo e più dimagrisco. Più sudo e più dimagrisco anche è un qualcosa in cui speriamo un po' tutti, no? Soprattutto in metropolitana, la mattina sto anche dimagrendo, oltre a trasferirmi, sarebbe una cosa stupenda. Ma purtroppo, ahimè, non è vero. Non è vero perché per dimagrire non serve sudare, non serve celofanarsi come si fa spesso sperando di dimagrire, ma per dimagrire bisogna spendere più calorie di quante se ne consumano attraverso gli alimenti. E al massimo si può perdere acqua, che non è perdere la massa grassa che serve quando noi dobbiamo dimagrire. Anzi, oserei dire che per dimagrire dobbiamo bere acqua, perché se beviamo possiamo fare più attività fisica, che è quella che ci può aiutare a effettivamente dimagrire se la abbiniamo ad una corretta alimentazione. E con lo scroscione lascio la parola al prossimo relatore, vi ringrazio. Grazie mille, grazie, grazie, grazie. Andiamo avanti, i prossimi ospiti, ancora 4 voci ascolterete e poi entreremo nel Guinness dei primati. Docente presso la Facoltà di Scienze Motorie, il professor Fabio Esposito ci parlerà del rapporto tra sport e acqua, solo per citare i prossimi che ascolterete. Invece una voce che arriva dal comune di Milano, voi sapete che l'acqua, se vivete a Milano, che bevete in questa città, è gestita anche dal comune, soprattutto dal comune. Allora il dottor Motti ci racconterà come cambierà la città da qui al 2030, famosa data, rispetto alla gestione dell'acqua. E poi Nicoletta Vallorani, Dipartimento di Lingue, Letteratura, Cultura e Mediazioni, l'acqua nella letteratura, anche questa puntatevela per future tesine. E poi concludiamo con un fotografo e videomaker, perché lui ci porta a scoprire la fotografia dell'acqua, come si va sott'acqua e la si può fotografare. Perfetto, lascio a lei. Grazie. Buongiorno a tutti. Mi fa piacere vedere l'aula così piena di ragazzi interessati, in attesa che venga caricata la presentazione. Ringrazio la regia. Volevo anche dire che il nostro Ateneo ha una facoltà anche di scienze motorie, quindi chi di voi fosse interessato a studiare esercizio fisico e sport in qualsiasi ambito, sia in ambito di pratica sportiva, sia in ambito di prevenzione, salute e benessere, può trovare qui un elemento di formazione. Sempre in attesa della presentazione, che non vedo, quindi chiedo alla regia di iniziare.
Alcuni aspetti sono già stati anticipati dal quizzone a cui abbiamo tutti partecipato, quindi andrò veloce sulle prime diapositive per poi soffermarmi sempre sugli aspetti legati all'effetto dello sport e dell'esercizio fisico sull'idratazione del corpo. L'acqua è vita, il nostro corpo è fatto per la maggior parte di acqua, questo l'abbiamo appena visto, sia in ambito del crescimento, sia in età adulta, sia in età avanzata, in invecchiamento, anzi più il corpo diventa delicato, più è importante l'acqua. E l'acqua è distribuita prevalentemente nel tessuto non adiposo, anche se nel tessuto adiposo è presente una quantità di acqua non indifferente. Dov'è che troviamo l'acqua? All'interno delle cellule, ma anche all'esterno, nel cosiddetto interstizio, e nei fluidi come per esempio il sangue e la linfa. Noi possiamo vedere al microscopio ottico questa acqua in maniera molto chiara e ci permette addirittura di vedere meglio all'interno delle cellule. L'acqua costituisce la maggior parte dei nostri organi, dei nostri tessuti e dei nostri apparati, poi la presentazione è a disposizione, quindi potrete anche riprendere questi dati che vi sto mettendo. E a che cosa serve l'acqua nel nostro organismo? Per trasportare sostanze nutritive, i gas respiratori dai polmoni verso le cellule periferiche, per permettere alcune reazioni biochimiche, per la regolazione della temperatura corporea, per la regolazione dell'equilibrio acido-base, per tante funzioni fondamentali senza le quali noi non potremmo affrontare la vita quotidiana, ma non potremmo addirittura essere in vita. Come introduciamo e perdiamo acqua? Allora, l'acqua viene introdotta dai liquidi che noi beviamo, dagli alimenti, come è stata in maniera chiara detto precedentemente, ma anche dal metabolismo interno al nostro organismo. Ci sono delle reazioni biochimiche che producono acqua. Come noi perdiamo l'acqua? Una grossa quantità è evidente attraverso le urine, poi attraverso le feci e il sudore, ma c'è anche un aspetto legato a una modalità insensibile di perdere acqua che può essere anche un elemento di pericolo in certe situazioni che adesso andremo a vedere. Questo meccanismo prende il nome dalle due parole latine perspiratio insensibilis. Torneremo su in una delle diapositive successive. Quant'è il fabbisogno idrico giornaliero? Varia ovviamente da età, dal sesso, dalle condizioni climatiche. Andiamo dal litro, poco meno di un litro, in età neonatale nei bambini, per arrivare fino ai 2-3 litri in età adulta e avanzata. Ovviamente tutto questo dipende dalle dimensioni corporee, dalle condizioni climatiche, dalla qualità del nostro organismo, dalla percentuale di massa grassa e di massa magra e così via. Andiamo avanti velocemente ricordando che un bicchiere che troviamo a tavola contiene normalmente 250 ml d'acqua e ci sono certe bevande, certe sostanze che se bevute favoriscono la perdita di liquidi. Quindi attenzione che caffè, tè e alcol disidratano, portano verso la disidratazione, la perdita anche importante di liquidi. Cosa succede con l'attività fisica? Si suda fino a 2 litri all'ora, aumenta la temperatura corporea, è necessario e fondamentale quindi una corretta idratazione. Se non c'è un'idratazione, se c'è quindi disidratazione e viene considerata da un punto di vista clinico disidratazione, se c'è una perdita di liquidi superiore al 2% del peso corporeo, quindi 50 kg, 1 kg, ecco che allora la situazione diventa preoccupante, perché da un punto di vista della prestazione fisica aumenta la sensazione di fatica, aumenta la fatica vera e propria, non solo la sensazione, si riduce la prestazione fisica sportiva e si ha una sensazione di malessere. Ovviamente il tutto dipende da che tipo di sport, che tipo di esercizio, che tipo di lavoro muscolare stiamo facendo. Se con l'attività fisica si ha una perdita superiore al 2%, attenzione che quando sappiamo che andiamo incontro a un'attività sportiva o fisica di questo tipo, lo stimolo della sete non è sufficiente per reintegrare i liquidi.
A volte c'è una dissociazione tra stimolo della sete e necessità di introduzione idrica, di idratarsi. Bisogna idratarsi preparandosi prima dell'evento fisico sportivo, può essere una passeggiata in montagna, una partita di calcio, piuttosto che una mezza maratona, una maratona, e bisogna idratarsi non solo prima, ma durante e anche dopo. E altrimenti, se non c'è questo approccio personalizzato al bilancio idrico, si può andare incontro a ipoidratazione o iperidratazione. Ci può essere anche l'effetto contrario, bere troppo porta a un'iperidratazione e questi due fenomeni vanno verso uno sbilanciamento delle regolazioni del nostro organismo. E si ha un'alterazione della temperatura corporea, l'intensità e la durata dell'esercizio possono favorire questa ipo o iperidratazione, essere maschio o femmine presenta una risposta diversa all'idratazione e così via. Allora, quando dobbiamo idratarci? Prima dell'esercizio, specialmente se strenuo e prolungato, per una euidratazione. EU è un prefisso che vuol dire corretto, bene, buono. Durante l'esercizio, dove inevitabilmente si perdono liquidi, bisogna controbilanciare l'ipoidratazione. E dopo l'esercizio ristabilire le perdite idriche che ci sono state. Perdite idriche che sono diverse a seconda dello sport, a seconda delle condizioni, a seconda delle situazioni. In questa tabella, se volete poi riprenderla, non mi ci soffermo perché il tempo passa, troverete diverse fotografie interessanti nei principali sport che pratichiamo. Vado avanti veloce per evitare l'innaffiata da parte della regia, dell'organizzazione. In questa diapositiva vediamo però come la prestazione fisica e sportiva sia fortemente penalizzata se c'è un grado di disidratazione. Con l'1% di disidratazione c'è una perdita del 5% della prestazione, con un 2% una perdita del 10%, col 3% c'è una perdita del 15% e così via. Attenzione che piccole percentuali di calo di prestazione vuol dire, per esempio, in una gara, invece che arrivare primi, secondi o terzi, arrivare ventesimi, trentesimi. Quindi una piccola perdita di percentuale nell'ambito prestativo può avere un grosso impatto per quello che riguarda il risultato finale che noi vogliamo ottenere. Cosa succede quando noi facciamo attività fisica in ambiente caldo, che è un ambiente particolarmente stressante? Noi dobbiamo disperdere calore, ma la differenza termica tra il nostro organismo e l'ambiente esterno si riduce. C'è poi il fenomeno dell'irraggiamento, diretto o indiretto. Noi abbiamo bisogno di far evaporare l'acqua, ma se l'aria è troppo umida, se l'umidità relativa dell'aria è troppo elevata, noi facciamo fatica anche a disperdere il sudore che produciamo. Quindi l'ambiente caldo è un ambiente estremamente delicato, per cui è fondamentale controllare in maniera personalizzata l'idratazione prima, durante e dopo. In ambiente caldo si ha una riduzione della gettata cardiaca, del flusso di sangue che viene pompato dal cuore, arriva meno sangue ai muscoli e al cervello se non c'è una corretta idratazione, e ci affatichiamo prima. Se dobbiamo fare una maratona facciamo molta fatica a arrivare alla fine se siamo ipoidratati, se dobbiamo fare una partita di calcio nel secondo tempo magari la nostra prestazione crolla in maniera importante. È importante l'idratazione non solo per l'acqua di per sé stessa, ma anche perché nell'acqua ci sono delle sostanze come gli elettroliti che sono fondamentali per il funzionamento delle nostre cellule eccitabili. In ambiente acquatico il fenomeno si riduce, ma è presente soprattutto negli eventi di lunga durata. In alta quota aumenta la perspiratio insensibilis, cioè la perdita di acqua senza accorgersene. Come? Attraverso la ventilazione espiratoria. Introduciamo aria parzialmente umida, ma la buttiamo fuori completamente umida in un ambiente dove l'aria in alta montagna è particolarmente secca.
Infine chiudo con questa diapositiva che fa vedere dalla Gazzetta dello Sport come in una competizione olimpica c'è stata una maratona dove in condizioni estreme, cioè con 33 gradi ambientali e un'umidità relativa altissima, intorno al 75%, ci sia stata una prestazione, chi ha vinto la medaglia d'oro l'ha fatto in 2 ore, 32 minuti e 43 secondi, che è il tempo più lento della storia per una manifestazione iridata. Quindi corretta idratazione, soprattutto nello sport, soprattutto in condizioni stressanti, per un mantenimento di un benessere, di una forma fisica importante. Vi ringrazio e vi saluto e cedo la parola al prossimo relatore. Ciao, mi sentite? Scusate la voce, ma mi è andata via ieri. Sono un architetto e lavoro per il Comune di Milano. C'è qualche aspirante architetto tra voi? Qualcuno che vuol fare l'architetto da grande? Uno? Solo uno? Due? Ok, bene. No, fare l'architetto non vuol dire solo fare case, ma è un mestiere bellissimo che vuol dire anche fare città, progettare la città, progettare gli spazi pubblici, i parchi, le piazze, i luoghi in cui credo voi vi troviate per stare insieme. Quindi vi inizio a dare questa suggestione. La seconda, che è un argomento che potete giocarvi a una cena con i parenti, qualche nonno, qualche zio, quelli che vi dicono sempre qualcosa che dovete imparare o qualcosa che dovete conoscere, questa volta potete dirgliela voi. Milano è una città d'acqua. Lo sapevate che Milano è una città d'acqua? Forse no, non abbiamo il mare, non abbiamo i laghi, ma abbiamo un sacco di fiumi. Siamo tra l'Adda, il Ticino, il Lambro, l'Olona. E poi c'è un'altra cosa molto interessante, che è questa chicca che potrete raccontare, che abbiamo la linea delle risorgive, esattamente a metà della città, la vedete, quella lì è la città di Milano. Scusate. Questa è la città di Milano, noi siamo esattamente nel centro. Questa è la linea delle risorgive, vedete che ci sono dei tratti in questa mappa, cioè qui a nord diciamo è tutto bianco. Sotto la linea delle risorgive abbiamo le cosiddette appunto risorgive, quindi dalla montagna, dalle Alpi, l'acqua entra nella falda e più o meno a questo livello, dove è la città di Milano, c'è la zona delle risorgive che definisce la piana irrigua del Parco Agricolo Sud. Quindi a Milano c'è un sacco di acqua che arriva dalla falda, molto buona, e questo è il motivo per il quale a Milano abbiamo le fontanelle dell'acqua in tutti i parchi. Bevete mai dalle fontanelle dell'acqua? Che è buonissima, no? Il Drago di Milano. E qualcuno di voi si rifornisce d'acqua nelle case dell'acqua? Anch'io l'ho scoperto da un paio d'anni. Vado con 6 bottiglie di vetro alla casa dell'acqua e con la tessera sanitaria ho fino a 6 litri al giorno, acqua fresca, frizzante o naturale, ed è buonissima. Quindi Milano è piena d'acqua e la città di Milano, il comune di Milano dal 2013 ha instaurato le case dell'acqua, quindi potete bere acqua gratis, senza inquinare, senza comprare plastica, semplicemente fornirvi di 6 bottiglie di vetro e andare a riempirlo. Se non lo fate, pensateci, parlatene ai vostri genitori o magari fate una sorpresa alla nonna, le portate 6 litri d'acqua il sabato quando andate a trovarla. Vorrei raccontarvi un po' quello che succederà nei prossimi anni a Milano. Probabilmente l'avete sentito dire che Milano sta cambiando da Expo, dal 2015. La Milano che ho vissuto io quando ero al liceo, sono dell'85, 37 anni, era molto diversa dalla Milano che state vivendo voi. Questo perché l'Expo del 2015 ha sicuramente attratto un sacco di interesse verso la città. Oggi voi potete andare sul sito del Comune di Milano, Atlante della rigenerazione urbana, e vedete tutte le aree rosse, sono le aree
in cui ci saranno dei progetti di rigenerazione urbana molto grossi, quindi non so dove voi abitate, ma potete capire se vicino a casa vostra ci sarà una trasformazione urbana di una certa dimensione. Quello che il Comune di Milano ha fatto negli anni recenti è stato quello di, ispirandosi a Parigi, di partecipare a questa iniziativa che si chiama Reinventing Cities, reinventare le nostre città per creare delle condizioni più sostenibili e affrontare la crisi sia sociale, ambientale, economica che stiamo vivendo ormai da tanti anni. Cosa succede in Reinventing Cities? Il Comune di Milano, all'interno della direzione dell'urbanistica, mette a bando delle aree pubbliche, quindi della città di Milano, e chiede ai developers, agli sviluppatori, di fare delle proposte che abbiano una sostenibilità economica, ambientale e che rispettino i 10 capisaldi di Reinventing Cities. I 10 capisaldi sono questi qua, che toccano i temi dell'efficienza energetica, della resilienza e sostenibilità e dell'inclusione sociale. Uno dei 10 temi è proprio una gestione sostenibile delle risorse idriche, quindi come i nuovi edifici, i nuovi spazi pubblici possano essere molto attenti alla questione della gestione delle acque, proprio perché l'acqua è una risorsa. Quindi in ogni modo stimolare i progettisti creativi, gli ingegneri, gli studiosi, a un utilizzo sapiente delle acque piovane, meteoriche, delle acque che si usano all'interno delle case e degli edifici. Abbiamo creato una serie di bandi, il primo Reinventing Cities 1, lo scalo di Greco, qualcuno vive in Bicocca, Greco? Quindi lo scalo di Greco sarà trasformato di fronte all'università, ci sarà un progetto molto bello di housing sociale con dei giardini molto, molto belli, potete vederli sul sito. Le scuderie di Montel, qualcuno di San Siro? Verranno fatte delle terme recuperando un edificio storico, non so se avete visto il cantiere, saranno delle terme molto belle dove potrete andare a fare spa, benessere, tutte queste cose legate alla cura del corpo. Invece Via Serio, Porta Romana, sotto lo scalo di Porta Romana, vicino a Fondazione Prada, qualcuno di Milano Sud? Ci sarà questo edificio molto interessante che sulla copertura, quindi sul tetto, avrà dei vigneti, quindi coltiveranno l'uva sul tetto di questo edificio. La seconda edizione ha visto altre aree, Nodo Bovisa, Piazzale Loreto, Crescenzago, Ex Macello, qualcuno che vive in Via Molise? Porta Vittoria, Parco Marina d'Italia. Ok, qui ci sarà un grandissimo quartiere molto interessante che va a recuperare degli edifici abbandonati industriali. Quindi ovviamente tutti questi progetti cercano di lavorare nella logica della rigenerazione urbana, non so se è una parola che avete mai sentito. Cosa vuol dire rigenerazione urbana? Vuol dire andare a costruire, a densificare laddove ci sono aree sottoutilizzate, abbandonate, parcheggi, aree industriali, in un'ottica di consumo di suolo zero. Noi non vogliamo più costruire in aree agricole, in aree verdi, ma quello che possiamo fare oggi è recuperare le aree abbandonate della città. Voglio farvi vedere un progetto bellissimo. Non è un progetto di Reinventing Cities, è un progetto pubblico finanziato con i fondi PNRR e è il nuovo deposito dei magazzini della Scala, il Teatro La Scala di Milano. Lo conoscete? Ok. Per fare gli spettacoli alla Scala c'è un lavoro dietro gigantesco di creazione di scenografie. Queste scenografie vengono costruite e prodotte in un edificio gigantesco, oggi a base, in solari. Viste le necessità della Scala, bisognava trovare un nuovo luogo dove creare queste scenografie, molto più grande. Il Comune di Milano ha messo a disposizione un'area a Rubattino, dove c'era l'ex Innocenti, una grandissima fabbrica industriale, dove veniva prodotta la Lambretta, che è un motorino. La Vespa la conoscete? Negli anni 70 la Lambretta era, diciamo, la gemella, la sorella della Vespa. Insomma, eravamo conosciuti in tutto il mondo per il design della Vespa e della Lambretta. Quindi qui producevano la Lambretta
e qui verrà fatta l'estensione del parco della Lambretta e di fianco verrà costruito il magazzino per i depositi della Scala. Questo è un render, questa è una torre dell'acqua che viene recuperata, verrà scritto magnifica fabbrica, e questo è l'edificio dove verranno prodotte tutte le scenografie. La cosa interessante di questo edificio, che avrà un percorso pubblico giallo, dove tutti potranno visitare le scenografie in costruzione. Ma la cosa interessante, che non si vede perché è bruciata questa slide, è la gestione delle acque. Quindi qui vedete il parco che verrà fatto sotto lo scheletro della Innocenti, è un edificio industriale, e qui il nuovo deposito. La cosa interessante è questo parco di fitodepurazione dell'acqua piovana che viene raccolta sul tetto di questo enorme edificio. L'acqua viene raccolta, viene fitodepurata e viene usata per l'irrigazione del nuovo parco. Quindi diciamo che il nuovo parco non va a utilizzare acqua di falda o risorse idriche esistenti, ma va a creare una nuova risorsa idrica recuperando le acque piovane. Quindi l'edificio recupera l'acqua piovana, la depura e poi abbiamo l'acqua per irrigare il nuovo parco. Quindi diciamo questa è una storia interessante di come i nuovi progetti legati alla città possono contribuire a una gestione diversa delle risorse idriche. Grazie mille, spero di non avervi annoiato troppo. Eccomi, adesso funziona. Bentrovate, bentrovati a tutti. Quanto siete stanchi in una scala da 1 a 10? Bene, lo prevedevo. Adesso ci muoviamo in tutto un altro territorio, nel senso che ci muoviamo nel territorio dell'immaginario, qualcosa che poi alla fine dei conti somiglia a quello che stava raccontando il relatore prima di me, cioè si tratta di immaginare delle storie che abbiano a che fare con l'acqua. Una delle storie più diffuse su noi italiani è che siamo un popolo di narratori e navigatori, di navigatori e cantastorie. Quanti di voi sanno nuotare? Ok, quanti di voi sono navigatori, nel senso che hanno attraversato tratti di mare, velisti, canoisti, capitani di vascello, ammiragli, pirati, insomma c'è tutta una serie di personaggi maschi e femmine che si sono misurati con l'esistenza dell'acqua, e per noi italiani l'acqua è un elemento del quale effettivamente non possiamo fare a meno. Siamo questo stivale immerso nell'acqua del Mediterraneo, siamo quasi tutta costa, e quindi è abbastanza frequente che noi sappiamo nuotare e che noi raccontiamo storie di mare. Però qua, insomma, la questione si fa complicata, nel senso che tutti noi impariamo a camminare, molti di noi imparano a nuotare, pochi di noi imparano a camminare sull'acqua, qualcuno ci ha provato, ci è anche riuscito, ma poi la storia non è finita benissimo a quanto sappiamo. Tutti noi raccontiamo storie che con l'acqua hanno a che fare. E adesso vi porto in un altro posto, vi porto a Nantucket. Sapete dov'è? Chi sa dov'è? Allora, una piccola isola nell'Atlantico, davanti a Cape Cod. Adesso chiudete gli occhi e provate a immaginarvi un villaggio di pescatori in quest'isola, in questa piccolissima isola spazzata dal vento. Chiudeteli sti occhi, ragazzi. Provate a immaginarvi appunto questo villaggio. Siamo a metà dell'Ottocento, è un'isola
piccolissima, è un'isola in cui vivere è difficile, è un'isola che è stata totalmente modellata dal mare. Pensate che persino il predicatore di quest'isola predica da un pulpito che ha la forma della tolda di una nave. Tutti quelli che abitano sull'isola sono balenieri, adesso li potete riaprire gli occhi, se no rischiamo l'abbiocco. Tutti gli abitanti dell'isola sono marinai, si imbarcano, molti di essi non sanno nuotare. Questo è un altro mistero che si rincorre nella letteratura. I marinai raramente sanno nuotare, i marinai hanno un enorme rispetto del mare e si inventano storie sul mare proprio perché vogliono capire come misurarsi con questa entità misteriosa. Allora, Nantucket tutti sono marinai, ma il più marinaio di tutti è Ahab. Il marinaio che tutti conosciamo, il capitano di vascello, che ha come unico scopo nella vita quello di raggiungere la balena, una balena specifica, la balena bianca, il mostro del mare, che nella sua unicità rappresenta per Ahab tutto quello che c'è di misterioso nella vita, tutto quello che c'è di misterioso nell'esistenza dell'uomo. Lo scopo di Ahab è quello di uccidere la balena, è insensato, la balena è ancora lì a chiedersi Perché mai Ahab voglia ucciderla. E tutto il romanzo, che è un bellissimo romanzo, quanti l'hanno letto? Quanti hanno letto Moby Dick? Ma come potete vivere senza leggere Moby Dick? Ahab riuscirà alla fine a raggiungere la balena, ce la farà, ma Ahab non può vincere, perché non si vince contro il mare. La balena se lo porterà sul fondo dell'oceano e la storia verrà raccontata, pensate un po', da un narratore che si autodesigna all'inizio del romanzo. Call me Ismael, dice, chiamatemi Ismaele. E anche lui è un marinaio, è un mozzo che si imbarca sulla nave e che da vecchio ci racconta quello che è accaduto. Un altro marinaio è quello che incontriamo all'inizio di questo romanzo, che è meno conosciuto di Moby Dick, ugualmente splendido. In italiano si chiama Cuore di Tenebra. E all'inizio del romanzo noi vediamo la sagoma di un marinaio, di un vecchio marinaio, a gambe incrociate sul Ponte dell'Anelli, sul fiume Tamigi. Quindi siamo tornati in Europa. Mallo però ci racconta un'altra storia. Ci racconta la storia di quando da giovane era stato inviato da una compagnia commerciale, siamo ancora alla fine dell'Ottocento, era stato inviato in Congo, il continente nero, il grande mistero, no? Il cuore di tenebra, ed era stato inviato in Congo allo scopo di risalire il fiume Congo che si spinge nelle viscere del continente, per raggiungere Quartz. Quartz, come la balena bianca, è il male, è colui che ha attraversato il confine, la creatura civilizzata, l'uomo civilizzato che a un certo punto ha detto i nativi sono meglio di me, io voglio provare cosa si prova ad essere parte di questo mondo selvaggio. E quel che è accaduto è che in effetti Quartz si è allontanato troppo dalla civiltà, non è stato capace di tornare indietro, si è perso in questo mondo d'acqua e di vegetazione lussureggiante, nel quale probabilmente ha riscoperto la natura di se stessa, di se stesso. Molti anni dopo, questo forse è un film che conoscete, sicuramente quelli della mia età lo conoscono, e qua ci siamo spostati di nuovo, passiamo da fiume Congo a tutto un altro fiume, il film è Apocalypse Now, di Francis Ford Coppola, che sostanzialmente racconta di nuovo la storia che ci aveva raccontato Conrad. Però fa un'operazione interessante, perché si sposta completamente dall'Africa e dalle acque dell'Africa al Vietnam. Il Vietnam che è il teatro di una guerra che è stata, che forse è tragicamente simile a quella che stiamo vivendo adesso, una guerra che doveva concludersi in 2 settimane, quella del Vietnam, e che invece è andata avanti per anni. Perché è andato avanti per anni? Perché l'acqua bisogna conoscerla, i territori inzuppati d'acqua bisogna conoscerli. I soldati americani che arrivano in Vietnam non hanno dimestichezza alcuna con questo mondo acquatico, non sanno come governarlo, non sanno come muoversi in esso, la guerra si trascina per molti anni, mentre un personaggio che somiglia a Mallo, ma che non è Mallo, insegue anche lui qualcuno nelle viscere del fiume Mekong, seguendo il fiume Mekong, per raggiungere appunto Quartz, che è diventato il colonnello Quartz. E anche lui si è fatto capo dei nativi, essendo stato un valorosissimo eroe dei Marine.
Nativi, vedete, è un termine che torna e che ci riporta in Africa, a un altro fiume. E mi rendo conto, adesso ho parlato moltissimo di fiumi e magari un po' meno di mari e di oceani, questo media, magari il passaggio alla relazione successiva. Dove siamo qua? O meglio, di che cosa vi voglio parlare accompagnandomi a questa fotografia splendida di un artista senegalese, Alombi? Vi voglio parlare di Nigeria. Noi siamo tornati in Africa a questo punto. Il Niger è un altro grande fiume. Il delta del Niger è diventato tristemente noto alle cronache perché è stato teatro di una delle operazioni, ed è tuttora, insomma, affronta tuttora questo problema, di una delle operazioni di inquinamento più dannose e devastanti che si siano verificate sulla faccia della terra. Dell'inquinamento del delta del Niger ci raccontano tanti scrittori nigeriani, ce lo racconta Amos Tutuola, ce lo racconta Chinua Achebe, ce lo racconta soprattutto Ken Saro-Wiwa, che è il poeta martire, in qualche modo lo scrittore martire, colui che si è battuto politicamente per proteggere il territorio degli Ogoni, il delta del Niger, il territorio di una tribù, di un'etnia particolare, che è quella degli Ogoni. Ma alla fine, più famoso di tutti, è di nuovo e sempre Ole Soyinka. Ole Soyinka, io spero che sia un nome che abbiate almeno sentito, perché è stato il primo scrittore africano a vincere il Nobel, raccontando la sua terra, quindi raccontando questa Nigeria che, contrariamente a quello che ci aspettiamo, è un territorio molto ricco d'acqua, in cui l'acqua ha costruito la civiltà, modellato la cultura. Lagos si chiama così perché è una città lagunare, è costruita su una laguna, è la Venezia africana. E Soyinka ci racconta Lagos, ci racconta l'orgoglio e la povertà, ci racconta il modo in cui i popoli nigeriani, perché sono più d'uno, si relazionano con l'oceano e con il fiume Niger, ma ci racconta anche che in Nigeria è impossibile restare, che la Nigeria è terra di migrazione, come tante nazioni dell'Africa, che la Nigeria non ha mai conosciuto un momento di stabilità da quando ha ottenuto l'indipendenza, e che questo è il risultato di un processo di colonialismo e neocolonialismo che porta altre persone a raggiungere il mare, questa volta di nuovo il bacino del Mediterraneo, per attraversarlo in cerca di salvezza. Ma questa è tutta un'altra storia che qui non possiamo raccontare. Salve a tutti, io sono Mattia Nocciola, un fotografo e videomaker, e mi occupo della divulgazione della bellezza. Come abbiamo sentito dagli altri relatori, siamo fortunati perché Milano è circondata dall'acqua, ma questi ambienti acquatici spesso vengono presi in considerazione solo quando diventano un problema, cioè quando l'acqua è tanta o quando l'acqua è poca, come in questo momento. Ma in realtà gli ambienti acquatici, i fiumi in particolare, sono ambienti veramente straordinari dal punto di vista proprio della bellezza e dal punto di vista della ricchezza naturalistica. In Europa le zone umide, e i fiumi ricadono proprio nella, diciamo, classificazione di zone umide, sono le zone più minacciate dal punto di vista della conservazione. E io vorrei un po' mostrarvi quello che c'è sott'acqua, perché sott'acqua, vicino a casa nostra, ci sono delle storie straordinarie che meritano di essere raccontate. Ecco, come aveva raccontato un po' anche il professor Giorgio Vacchioni, spero di citarlo bene, in precedenza, se si guarda il nord Italia dallo spazio, si riesce a vedere quella piccola, diciamo, linea verde, scura, che collega gli Alpi e gli Appennini. Quella linea scura non è nient'altro che il fiume Ticino, un fiume veramente straordinario, bellissimo, che scorre a 20 km qui da Milano ed è un vero e proprio corridoio ecologico che gli animali possono utilizzare per spostarsi in un ambiente così tanto antropizzato.
Ecco, l'Italia appunto è separata dal resto dell'Europa dalle Alpi e quindi i nostri bacini idrografici non sono collegati a quelli del resto d'Europa e questo ha permesso di svilupparsi sul nostro territorio, anzi di evolversi nel nostro territorio di tanti animali unici che abbiamo solo qui in Italia, che non ci sono da nessun'altra parte del mondo, come per esempio la trota marmorata, che è una trota grossa, arriva quasi a un metro di lunghezza, che abbiamo solo qui in pianura padana o in Slovenia, nella zona della Slovenia. E la trota marmorata può essere definita un po' la regina del fiume, perché è un pesce predatore che vive in corrente e prende il nome di marmorata dal colore della livrea, che come potete vedere è un po' marmorizzata e questo le consente di nascondersi tra i massi del fondale. Infatti gli esemplari più grossi sono anche i più difficili da individuare. La trota marmorata però è minacciata dall'immissione di alcune specie alloctone, come per esempio la trota fario. La trota fario era presente sul nostro territorio italiano fin da tempi geologici, diciamo, ma è stata spostata da un fiume all'altro fin da tempi antichi. E siccome dal punto di vista genetico queste due trote sono molto affini, queste trote si ibridano e c'è il rischio di perdere la purezza della specie, appunto, della nostra specie autoctona, e quindi rischieremmo di perdere una parte della nostra storia. Ecco, l'immissione di pesci alloctoni nel nostro territorio è veramente un problema. E i nostri fiumi non sono fatti per ospitare i pesci che possono raggiungere dimensioni straordinarie come il siluro. Il siluro è un pesce che purtroppo ha colonizzato la maggior parte dei nostri fiumi e raggiunge dimensioni veramente incredibili. Considerate che nel Po sono stati pescati dei pesci lunghi 2,5 metri. Io stesso nelle mie immersioni, nelle mie escursioni nei fiumi, mi sono trovato di fronte a dei pesci che erano più lunghi di me, erano più alti di me. Comunque non sono pesci aggressivi, non attaccano l'uomo. Tra l'altro hanno anche gli occhi piuttosto piccoli. Mi spiace che la foto qui viene un po' scura e non si vede tanto, ma hanno gli occhi piccolini, ma hanno un sistema invece sensoriale piuttosto sviluppato. Sono dei cacciatori eccezionali e si riescono ad avvicinare piuttosto facilmente. Se la regina dei fiumi è la trota marmorata, il luccio è il re delle acque lente, quelle acque che vengono definite lente, addirittura ferme. In Italia abbiamo due specie di luccio, il luccio europeo e il luccio italico. Anche qui noi abbiamo un endemismo, cioè un animale che c'è solo qui da noi, che rischia di scomparire. Comunque il luccio è generalmente un pesce molto territoriale, tanto che io ci sono degli esemplari che rincontro anche nell'arco degli anni, no? E questo mi ha dato la possibilità di scattare anche delle foto un po' particolari, come per esempio questa, che mi dispiace che non si vede abbastanza bene, appunto perché è venuta un po' scura su questi schermi, che però fa intuire un po' l'aggressività che ha il luccio nei suoi comportamenti. In realtà non è un pesce aggressivo, cioè non attacca l'uomo, però è un pesce predatore e sicuramente quando incontra i pesci preda, scappano subito quando lui si palesa fuori dalla sua tana. Ecco, qui invece si può vedere un luccio italico che è completamente diverso dal luccio europeo che vi ho fatto vedere prima e lo si riconosce appunto perché la livrea è marmorizzata. Ci sono dei pesci che cacciano solo di notte, come il luccio perca. È un pesce alloctono, anch'esso purtroppo arrivato all'inizio degli anni 90, e la particolarità di questo pesce è che appunto ha degli occhi molto grandi vicino all'apparato boccale, ma che durante il periodo riproduttivo costruisce un vero e proprio nido subacqueo, i maschi soprattutto. E in quel momento dell'anno sono veramente aggressivi, anche nei confronti dell'uomo. Io stesso, che da fotografo ho cercato di immortalarli, sono stato attaccato e ho scattato questa fotografia, che a me piace molto perché appunto si vede il luccio perca che si scaglia sulla mia macchina fotografica, una foto che mi ha dato una soddisfazione enorme. Peccato che quando sono uscito dall'acqua mi sono accorto che la mia macchina era rovinata, quindi questa fotografia mi è costata quasi 500 euro. Ecco, io vorrei concludere il mio intervento raccontandovi che io mi sono approcciato ai fiumi perché vengo da un paesino che è sul fiume Ticino e con bene in mente una frase di Hermann Hesse, che nel suo libro Siddhartha ha scritto che il segreto del fiume è che non ha tempo, è un po' come aveva detto anche il rettore, no? Cioè il fiume è nello stesso momento alla sorgente come alla foce nel mare.
Ed è bellissimo questo pensiero, se ci pensate, perché appunto è tutto uno scorrere. Ci sono degli animali che vivono in questo collegamento, cioè vivono magari in mare e per riprodursi devono risalire i fiumi. Chiaramente se c'è una diga questo diventa un problema. Uno di questi è gli storioni generalmente hanno questo tipo di comportamento e noi in Italia abbiamo lo storione cobice, che è uno storione che abbiamo solo qui noi, che c'è anche nel Ticino, raggiunge taglie incredibili, sono animali molto longevi e vi assicuro che stare di fianco a un animale di questo genere che con quelle placche ossee ricorda un po' uno stegosauro, veramente sembra di essere di fronte a un animale preistorico. Tra l'altro sono pesci che stanno nelle buche più profonde e con più corrente. L'altro animale di cui vi volevo parlare è l'anguilla, che è un pesce che di solito viene proprio poco considerato per il suo aspetto fisico, perché ricorda un po' quello di un serpente. Però la verità è che l'anguilla ha una storia straordinaria, cioè è un pesce che normalmente vive nei fiumi, ma per riprodursi deve tornare nel Mar dei Sargassi. Il Mar dei Sargassi è di fronte alle coste atlantiche americane, cioè le anguille che abbiamo qui da noi, a un certo punto della loro vita, riscendono il mare, attraversano tutto il Mar Mediterraneo, lo Stretto di Gibilterra, attraversano tutto l'Oceano Atlantico, fino appunto ad arrivare al Mar dei Sargassi e riprodursi a gran profondità. Scusate. Di questo viaggio noi non sappiamo tutto e questo ciclo biologico noi non riusciamo a, diciamo, riprodurlo in cattività. Questo purtroppo ha portato l'anguilla a un punto veramente critico della sua esistenza, perché è una specie a rischio critico d'estinzione. Purtroppo il commercio illegale delle piccole anguille ha assunto connotati spaventosi. Considerate che le piccole anguille valgono quanto la cocaina al giorno d'oggi. Però non è tutto perduto, non solo per questa specie, ma anche per le altre specie minacciate, perché ci sono dei progetti che tentano ovviamente di proteggere questi animali. Io come fotografo e videomaker ho avuto la possibilità di lavorare al progetto Life Hill, che è un progetto di conservazione per l'anguilla che ha tantissime azioni ed è un progetto ancora in corso. E la cosa che più mi ha colpito di questa esperienza, ed è stata, diciamo, la cosa che mi ha più colpito come fotografo e videomaker, è stata proprio quella di seguire quando i ricercatori hanno portato queste anguille in mare, liberandole, per poter monitorare il loro viaggio e quindi studiare il loro viaggio verso il Mar dei Sargassi. Pensate che questi pesci, quando sono, diciamo, sono stati lasciati tra le onde del mare, sono subito scappati verso largo. Io gli nuotavo dietro, diciamo, cercando appunto di immortalarli. Quando poi ho finito il fiato ho dovuto riemergere, ma ero veramente pieno di dubbi, perché nell'oscurità del mare mi chiedevo, ma questi pesci come fanno ad arrivare al Mar dei Sargassi, a fare questo viaggio di migliaia di chilometri? Loro imparano grazie al magnetismo della Terra. E quello che vi voglio lasciare è proprio questo. Io quando sono riemerso ho pensato, loro la sanno qual è la loro strada. Io ogni tanto la sento, la mia strada. Mi auguro che anche voi sentiate la vostra strada verso un futuro più sostenibile, sia per i pesci che per noi. Grazie. Quale migliore conclusione? E allora, prepariamoci alla fine, non è il momento ancora di alzarsi. Grazie al professor Bischetti, direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, che ha ideato tutta questa giornata. Grazie alla direzione creativa di Maddalena Monge, se volete applaudire benvenga. Grazie al supporto di Casa dell'Agricoltura, in particolare al dottor Carlo Bonizzi, grazie alla disponibilità del Public Engagement, della comunicazione, a Fondazione Cariplo. E adesso vi chiedo di prendere in mano la vostra borraccia. Eccoci qua, prendete in mano la borraccia, facciamo il primo, come vi dicevo, Guinness dei primati per non sprecare l'acqua, la borraccia vuota, a conclusione di questa mattinata. Ci mettiamo in piedi, per favore, borraccia alla mano, di spalle. Invito i relatori a salire qua sul palco. Di spalle, ragazzi.
Borraccia alla mano, grazie. Relatori sul palco maggiorenni possono essere fotografati. E al mio tre urliamo acqua, ok? Un attimo, selfone finale. Prego, venite qua vicino a me. Ecco qua. Uno, due, tre, acqua! Arrivederci a tutti, grazie!